Cari amiche e cari amici, bentornati su Free Playing, il podcast delle chiacchiere sui videogiochi della libertà. Io sono Bruno Barbera, detto anche Punk. Con me c'è Simone Cognome, detto anche Daft. Ciao Simone. Buonasera. Ciao Simone. È con noi il mitico, l'insuperabile, il sempreverde Davide Alexandro Fiand, detto Stevie Wonder. Ciao Steve. Salute. E sempre con noi l'artista, il disegnatore, lo scrittore e anche il facitore di bambini, esatto, il formatore di prole, il mitico Mirko, detto Farel. Ciao Farel. Ciao. Ed inoltre stasera un gradito ospite, una new entry, colui che ha il potere di tagliare il ferro, ma non è tagliaferri, senza mani. Esatto, colui che insomma può modellare la materia a suo piacere, come vuole lui, nostro grande amico Andrea The Game, detto com'era quell'altro, Simo? No, Neil Rogers. Andrea The Game, detto Neil Rogers. Ciao Neil. Ciao, buonasera a tutti. Dovete sapere, cari amici, che Andrea è uno dei nostri amiconi del pubblico, che ogni tanto lo tiriamo su nelle nostre live private, quindi ogni tanto pure nelle live pubbliche, perché così, sì, perché Free Playing è il podcast che interagisce col pubblico. E infatti vi ricordiamo che adesso, mentre che voi ci sentite, mentre che state davanti ai piatti... In realtà Andrea ci ha minacciato di ucciderci con laser. Infatti, perché Andrea dovete sapere che per lavoro maneggia dei laser ad alta potenza con cui taglia... Non lo so, Andrea, vuoi dire un attimo cosa fai, così i nostri gentili telespettatori possono meravigliarsi della tua possanza? Niente, praticamente lavoro in una ditta metalmeccanica dove tagliamo e pieghiamo ferro e acciaio. Sotto la foto di Stalin, sì, esatto. Immagino un po' così, sì, fonderia. Lui la mattina va in fabbrica, gli danno i pezzi di acciaio, gli piegano, lui e li piega tutti quanti. Tipo Bender. Quindi non scherzate con Andrea. Sappiate che poi sono tutti a torso nudo, sudati, sì. Bruciano. E nella pausa pranzo suonano i guaienti e accarezzano i peluche. Lavoriamo duro e ci divertiamo duro. Esatto. E comunque, cari amici, un saluto a tutti gli amici duri e puri che ci ascoltano. Comunque diamo i contatti, ci trovate su www.freeplaying.it, mi raccomando andate su Facebook, Twitter, Google+, metteteci più uno, mi piace, tutto quanto, andate su iTunes, commentateci, mettete 5 stelle che è tanto che non ci commentate, e se avete soldi da buttare c'è il pulsantino PayPal, donate, e così vi potrete sentire più partecipi di questo grande progetto, di questa grande trasmissione. E in più c'ho anche delle cose che mi ero scritte da ricordarmi, solo che adesso come al solito non si apre, invece si apre. E prima di iniziare volevo ringraziare Casorzese77, che la scorsa puntata ha accolto il mio appello e mi ha suggerito che la canzone che cercava era Goodbye Horses. Grazie Casorzese. E Goodbye Horses, non era così? Proprio quella. E che più? Niente, io volevo iniziare dicendo che insomma l'altra sera ci siamo visti i Grammy Awards, perché Simone stava lì con il Mangianastri che si doveva registrare i Daft Punk che dovevano cantare. Siamo stati fino alle 3, 4, 5 di notte a vederci sti Grammy Awards. Io onestamente mi hanno fatto scoprire la bellezza della musica country. Perché, è vero. Perché alla fine i Grammy Awards sono tipo l'80%, ci stanno sti cowboy con la chitarra e poi il restante 20%, anzi il restante... Aspetta, 10% sono le tette di Katy Perry. 10% sono le tette di Katy Perry, poi un altro 90... Che sono qualcosa di vicino alla divinità. Ma sì, ma ce l'ha tutte strizzate, Simone. No, scusa, meglio ovviamente con Mara. Con Marona nostra. Mara Perry. Comunque, va, sono 80% cantanti country, 15% rapper, infatti c'è la rivalità. E poi ci stanno ste cantanti, c'è Lorde che... Ma perché i cantanti country non si fidano a lasciarli nei campi da soli, rapper, quando vanno fuori da casa. Venite con noi, cantate, no? No, Andrea però non può essere... Scusa, Che fa?
che ride troppo. E poi mi fa ridere pure a me. No, stiamo seri. Seri, cazzo. Che stavo solenne. Dicendo? Poi, Lord. Sì, c'è Lord che Davide è fan. Che Maia, sì. Giustamente, lei quanti anni c'ha? 17? Sì. 17 anni, Lord, questa cantantessa nuova entry della scena mondiale, insomma, queste giovani leve che noi apprezziamo. E poi abbiamo visto anche queste esibizioni di Daft Punk, insomma, che a Simone è piaciuta molto, vero Simone? Io l'ho vista dall'altro giorno, l'ho vista una quindicina di volte. Ma che c'ha di però speciale, sempre... Simone? Sembra la stessa canzone. Sì, esatto. Vado sempre a metà perché ci sta Stevie Wonder, che all'inizio è un po' canna, diciamo. Più o meno è come ha fatto... Anzi, Davide l'ha fatto un po' meglio, l'ha rivalutato un po'. Quindi... Se... Dopo parte, poi arrivano loro, si accendono le luci, arrivano loro vestiti di bianco, tanto l'avrete visti tutti già, visto che l'hanno spammato chiunque, ovunque, quindi guardatelo e ammirateli fortissimo. Arrivano loro, però alla fine fanno sempre la stessa canzone, cioè ci aggiungono... Ma no, perché dentro ci stanno tutte degli altri pezzi loro, delle cose mistiche, girano, vanno, poi a metà è partita le Freaks e Chic degli Scicchi, perché Neil Rogers era il chitarrista degli Scicchi, e poi dopo Stevie Wonder, la sua canzone, la Get Lucky, si trasforma in Another Star di Stevie Wonder, mentre sopra c'è la cappella di Around the World che gira, e poi Pharrell ricomincia a cantare o delle cose proprio che... E poi erano 6 anni che non si esibivano da nessuna parte, quindi capisci, pure se fossero stati zitti a fissare il vuoto, per me... Grandissimi! Bravi, grandissimi. Ci chiede The Benzo, c'è Andrea The Game registrazione? Sì, c'è Andrea. E niente, a parte questo, altra notizia. Si è arrabbiato Andrea Benzo, The Benzo, mi sa. Facciamo un po' per uno. Peperuno facciamo. Vediamo che chi ci segue. È caduto Davide. Chi ci segue in chat prima o poi arriva anche nella diretta, perché insomma così la ruota gira. Fate bravi. La ruota gira su Free Playing. E altra notizia, mi diceva Simone prima della diretta che inizierà insomma il servizio di musica di Kim.com, che praticamente che è successo? Kim.com ha fatto un disco, solo che non è che poteva lanciare il disco e basta come tutti gli esseri umani, lui ha lanciato proprio il servizio di distribuzione della musica planetario per lanciare il suo disco, probabilmente lo danno. Riesce a fare le cose in grande lui. Infatti, grande Kim, ma Mega qualcuno di voi lo usa? Così, giusto? Io sono iscritto e c'ho qualcosa sopra, ma... Che c'hai sopra, Simo? È tutta la roba che deve diventare legale, no? Piano piano. Vabbò. E niente, vabbò. Questa settimana ci sono arrivate un paio di mail che adesso le vado a recuperare subito, perché, cari amici, vi ricordo... C'è una scaletta, bravo. Esatto, scaletta. Esatto. Ce l'ho proprio davanti. Ricordo, amici, che potete scrivere su info@freeplaying.it la posta del cuore di Simone, che Simone vi risponderà a tutte le vostre domande e dubbi. E adesso nella posta del cuore di Simone avremo anche l'angolo dei consigli del medico con Mirko, che qualsiasi male che ci avete Mirko vi proporrà la cura adeguata, ma non approfondiamo oltre. E niente, ci arriva sta domanda da Cicchio Nemic, che ci scrive: salve gente di Free Playing, è la prima volta che vi scrivo un'email, prima di tutto volevo dirvi che adoro il vostro format, grazie. Siete uno dei podcast che riesce ad intrattenermi di più, gli off topic sul mondo di YouTube, gli aneddoti, il black humor, adoro tutto, quindi grandi. Questa però non è solo una mail di complimenti, ma volevo farvi pure una domanda. Per chi di voi ha iniziato la second season di The Walking Dead, avete notato se le scelte del primo gioco influenzano molto il secondo? Mi spiego. Ai tempi giocai il gioco sul PC, la second season però volevo comprarla sulla Play, perdendo di conseguenza i salvataggi, mi perderei qualcosa di importante? Grazie per la risposta. Quindi io non ci ho giocato e lascio la parola, non so, Mirko, tu ci hai giocato? Sì, io guarda, faccio parte di quelli che hanno giocato sia 400 Days che la season 2 senza i salvataggi della prima, quindi non ti saprei dire effettivamente cosa ti perdi. A vederla così, niente, sembra. Forse qualche... Vabbè, perché la season 2 la cominci con dei personaggi che erano già presenti nella prima, probabilmente si è fatto qualche scelta errata oppure potrebbe cambiare qualcosa, ma non sembra fondamentale, diciamo. Più importante, per quello che è la mia esperienza.
più importante, diciamo, è 400 Days, che dovrebbe proprio definire quali personaggi sono ancora vivi e quali no. Sì, in sostanza, ancora nel primo episodio, ancora non si sa effettivamente che le cose che le modifiche che saranno state che verranno poi in futuro, perché non ci stanno personaggi delle che ti porti da dietro, che non so, interpretatelo un po' come volete questa frase, però è ovvio che è determinante in base a tutto quello che hai giocato prima, quindi ti conviene, secondo me, continuare sulla piattaforma di riferimento. Dove l'hai iniziato, che era PlayStation 3, di riferimento, dove l'hai iniziato, se vuoi, se non te ne frega niente perché è passato un anno, poi non si sa mosso secondo episodio quando esce tutto quanto, fottitene, gioca e ricominciavo da zero. Questo è il mio... Niente, volevo il dire mio, che Babbre ha postato una Babbre ha postato una foto di Katy Perry e devo dire che la sto rivalutando. Scusa Simone, ti ho interrotto. Perché a te in spiaggia così come Mara ti colpiscono sempre. Dai. In spiaggia c'è la mi ricordano la Venere di Botticelli. Quindi. Ma secondo me ti ricordano Sapore di sale. Pure. Un anno dopo, però. Tra l'altro voglio, ci teniamo a smentire la notizia che Calà non è morto, perché sta girando questa notizia. Già era girata qualche mese fa. Davvero? È ancora vivo, Mirko. Peccato. Lo so. Occhio, però. Non si sa mai. E quindi, niente. Quindi se la deve giocare prima sta Season 1 oppure no? Che non ho capito. L'ha giocata, quindi per se ci tiene tanto al salvataggio... Sì, ma dico influenza sulla seconda oppure no? Non si è capita. Ma hai sentito quando abbiamo parlato? Sto vedendo che ti perri. Comunque, caro Cicchi, io ti consiglio GameFAQs, che sicuramente è là qualcosa di buono. Ah, ho avuto un brivido a un certo punto. Seconda email, ci scrive Blallo a proposito delle ultime dichiarazioni di Pachter. Quali sono state le ultime dichiarazioni di Pachter? Pachter ha detto che sì, i giochi indie sono belli, però sono come lo snack che uno consuma tra un gioco AAA e l'altro, e comunque nessun gioco indie può davvero essere un gioco dell'anno. E appunto ci scrive Blallo a questo proposito, che ci ha scritto: salve amici di Freeplaying, vi scrivo in merito all'ultima uscita di Pachter, ma quando Pachter parla di Game of the Year intende un premio o un evento in particolare? Intende dire che un titolo indie non può essere nominato come candidato GOTY, per esempio, ai VGA? Perché in quel caso sarei d'accordo con lui, mettiamola così, To the Moon e GTA 5. Lo so che non sono usciti lo stesso anno, ma facciamo finta di sì, anche perché ho giocato a pochissimi indie usciti nel 2013, quindi niente con Home, The Stanley Parable e compagnia bella che recupererò. Ora, personalmente sceglierei True the Moon come mio gioco dell'anno, titolo indie che ho amato e che mi ha strappato anche una lacrimuccia nel finale. Capisco però che un gioco del genere non è da GOTY ai VGA. Secondo me in quel caso non si premia solo il gioco in sé, cosa che può sembrare strana, ma si premia quello che al momento rappresenta al meglio il progresso raggiunto nel campo dei videogiochi, quindi oltre all'aspetto tecnico, grafico, narrativo e sonoro, è importante considerare anche il fenomeno che un tale gioco si è trascinato dietro e il richiamo che ha avuto sulle masse. E chi, se non GTA 5, merita più di tutti questo premio? Ecco perché difficilmente vedrei bene un indie tra le nomination del GOTY in eventi come il VGA. Ah, voi cosa ne pensate? Un saluto dal vostro Blallo. Allora, se posso iniziare, nonostante la mia gola non sia nella migliore forma. Sì, sì, io volevo solo dire una cosa, che l'anno scorso il VGA ha vinto come gioco dell'anno The Walking Dead. Che però, diciamo che ha una licenza dietro che gli americani ci piace un bel po'. Non è che stiamo parlando del gioco indie uscito dal nulla, è il gioco di The Walking Dead. The Walking Dead fa milioni di spettatori in America, almeno la serie TV. Quindi l'esempio di The Walking Dead non lo porterei proprio esempio come il gioco underdog, il gioco indie artistico. Perché underdog. No, esatto, non ha vinto perché cerca nuovi modi della narrazione o quello che volete. Ha vinto perché The Walking Dead fa milioni di ascoltatori e non c'era niente di tripla con buona pace degli indie, dei nerd, eccetera, perché poi non è che ci è dispiaciuto, insomma. No, ma assolutamente, cioè se lo meritava. Scusate Davide, scusate. Che stasera sta indisposto. Sì. Comunque, quello che voglio dire io, che i giochi indie non vinceranno mai il gioco dell'anno ai VGA, sono d'accordo, ma non perché
permenate sulla rilevanza mediatica, eccetera. No, perché i VGA sono uno show prevalentemente, tra virgolette, pop, nel senso che un gioco indie non vincerà mai il premio del gioco dell'anno, perché conta forse di più il numero di copie vendute, che, e non si tratta di rilevanza. Ancora rilevanza, fenomeno, spingere il medium più in là, eccetera, come diceva Lettera, semplicemente si tratta di soldi, perché di nuovo l'esempio è i VGA non sono gli Oscar, i VGA sono gli MTV Cinema Awards, come si chiamano, Movie quelli, Awards. Esatto, quelli che danno il premio a Schwarzenegger come miglior cattivo, ste cazzate, e a Tarantino per il miglior film, ricordiamo, vabbè, lasciamo stare, però che cosa, miglior film? Mi sembra che anche Tarantino è stato premiato agli MTV Movie Awards. Grande. Vabbè. Tarantino, lasciamo Mirko. Comunque, diciamo che nessuno ci si aspetterebbe, come Gotti, di veder premiato, ora facciamo l'esempio, To the Moon e VGA, ma è forse più una colpa dei VGA che una roba è così e basta. Quello che penso è cioè, la distinzione in generale di dire il GOTY per tutti e il GOTY mio non ha tanto senso, anche perché GTA, di nuovo, io lo vedo come l'equivalente di cosa, forse un po' meglio, c'ha delle intuizioni che lo portano magari un po' su, però alla fine, siamo sinceri, l'equivalente videoludico di Fast and Furious 6. E non che mi dispiaccia Fast and Furious 6, alla fine è pure divertente come film, come GTA, alla fine, nonostante sia un gioco dove spari, guidi e ammazzi gente, è divertente, non sto a dire che è un brutto gioco, quello che vuoi tu, però lascia un po' il tempo che trova. Quindi? Niente, no, stavo semplicemente dicendo che poi vabbè, la dichiarazione di Pachter è la solita cazzata di Pachter, nel senso che chiamare i giochi indie in generale non so che significa, come se indie fosse un genere, quello che vuoi tu, cioè indie ora come ora è una label pubblicitaria, te dici indie perché sono fighi i giochi indie, ma comunque se prendiamo giochi come Gone Home, come Shelter, come quello che vuoi tu, come To the Moon che si citava, secondo me a confronto è GTA lo snack, GTA è il giochetto che ti giochi quando ti vuoi rilassare un po', poi vabbè, Pachter non so perché lo continuano a far parlare, io chiunque sia responsabile di Pachter, perché ci avrà il responsabile, uno che i servizi sociali gli mettono a fianco per non fargli far male da solo, quello gli dai una forbice in mano, che sa che te combina, il responsabile di Pachter, io comprerei una museruola, qualcosa, sono 20 euro e ci risparmi a noi tutte le discussioni inutili su dichiarazioni senza senso. Dicevi, Mirko? No, dicevo, me lo immagino un po', sai, dentro l'azienda che fanno, tutti lo trattano seriamente. Oh, sentiamo un po', Pachter, oggi che ci dici? Dai. Ah, secondo me oggi Nintendo così. Ah, oh, grande, grande idea. Poi, hai sentito che cazzata che ha sparato? Eccone un'altra, pronto? Oh. E comunque ci scrive The Benzo, ci scrive, ma quanto è sexy Davidone Nazionale con questa voce da om? Quindi per sì, amici... No, è la voce del Maltigola questa. Per amici... Scusa, io ringrazio Kinuz ancora per le foto. E grazie. E ad essere, aspetta, Bruno, stavi dicendo qualcosa? Vai. No, dicevo solamente che, amici, come potete vedere, Davide ha bisogno di medicine. Queste medicine non si comprano da sole, quindi vedete voi che dovete fare. Prego, Simo. Dicevo, ma lui va dove va, un po' è un po' un volta a cappana, un po' dove lo porta il portafoglio, quindi dove lo porta il foglio, e quindi non considererà mai i giochi indie che non generano i profitti per i quali lui è chiamato a rispondere, una cosa che possa muovere, un fenomeno che possa muovere il mercato, possa muovere le decisioni. Per cui ne parla così perché è proprio fuori dai suoi radar, quindi oltre che tutto il resto del mondo videoludico è fuori dai suoi radar, ma anche questa cosa si conferma che da una parte è anche salva da quello che possa dire lui,
dalla maniera in cui ci possa istruire, insomma. Ma sì, ma secondo me lui, scusa di interrompere, secondo me lui è semplicemente, fa parte di un mondo che appunto gli indie li vede in quel modo là, come del... Ma, tutte anche, ma in realtà secondo me non è vero, perché il mondo, cioè il mondo più commerciale del videogioco, secondo me gli indie li guarda comunque un interesse, nel senso che la produzione indie, che poi indie di nuovo non significa un cazzo e bla bla bla, ma secondo me è molto, perché a parte, vabbè, a parte Call of Duty, a parte GTA, che sono quelli là che venderanno di sicuro, secondo me il settore commerciale dei videogiochi è più interessato a roba come Journey, che magari con valori produttivi molto minori, non bassi, perché Journey ci hanno spesi soldi, ma molto minori al titolo AAA medio, se spinto abbastanza riesce a fare più profitto, che a, per dire, a disastri come quello di Hitman o Resident Evil o quello che vuoi tu, che ci spendono miliardi e poi rischiano che nel caso non venda cifre astronomiche è un disastro economico. Secondo me anche Pachter è anche un po' fuori dal mondo rispetto al, al fattore economico, perché noi il fatto che i giochi tra virgolette indie riescono a fare comunque guadagni dignitevoli, ma con valori produttivi e con un investimento alla base molto minore, sta venendo guardato con interesse dall'industria in generale. Basti vedere Sony, si citava Journey, che ci sta puntando molto sugli indie. Sì, ma Sony ci punta, ma non è un adesso non è il mercato dove lui può fare prediction o può fare quello che fa. Sì, però dai Simo, se ti devi prendere ad esempio, cioè di fare sto paragone dello snack, non è sicuramente un gioco come Gone Home, questi qui, che ti richiede un certo impegno. Se mi parli di Angry Birds, sì. E poi sono d'accordo. Scusami. No, poi cioè, sono d'accordo con Davide, cioè secondo me lo snack è proprio quello di larghissimo consumo, non è la merendina che ti mangi solo te, che ti fa tu nonna, cioè... È appunto GTA, è quello che tutti hanno sentito, tutti hanno provato, e non è quello che lo fanno in 3-4, che so, anzi gli intenditori diventi tra virgolette, se no quello sì, ma infatti secondo me cioè, lui tocca vedere lui da dove si basa esattamente, che vabbè, lui tira una scarpa e dice ah, la scarpa è caduta così, allora spariamo sta cazzata, cioè sì, non si basa sì, su niente, appunto. Quindi se lui prendesse in considerazione tutto quello che è su iOS, perché poi gli indica che intendiamo noi sono sempre diversi, pure gli indie che intendono tanti altri, perché sì, la roba che sta su App Store sono gli indie, quelli più indie, e noi sono roba di esercizi di stile, esercizi di gameplay più o meno riusciti, è un altro paio di maniche rispetto a un Angry Birds che è indie lo stesso, o almeno lo era, sì, e quindi magari lui si riferisce a... Scusa, quando ho letto questo articolo, il primo indie che mi è venuto in mente è Minecraft, che è cominciato con 5 copie, è diventata una cosa esagerata. Cioè. Sinceramente, io dubito che si riferisse specificamente a quello, perché avrebbe detto chiaramente mobile games, perché il termine ormai è quello, cioè a meno che è talmente fuori. No, ma infatti, non so come si dice in italiano, out of touch, è talmente distaccato dall'industria fuori in generale che non riesce manco a usare il termine mobile game. Oppure evidentemente non... perché poi parlava di GOTY, quindi dubito che qualcuno abbia mai discusso Angry Birds come il GOTY. No, ma infatti lui parlava proprio di giochi RPG, no, diciamo. Io partivo dal presupposto che lui non capisce un cazzo, se appunto sì. C'è invece un criterio in quello che ha detto, ha usato un esempio sbagliato, tutto qua. Ma io volevo chiedere l'opinione di Andrea, che fino adesso è stato zitto, però si sta incazzando, lo sai. No, io penso che, guarda, lui è un economista e secondo me, come diceva Rud in chat, infatti ha ragione, praticamente dove ci sono i soldi c'è il GOTY. E in effetti se tu guardi praticamente anche molti giochi che non vincono questo Game of the Year, una volta che hanno venduto tot copie, escono fuori con questa fantomatica Game of the Year Edition. Praticamente tutti i giochi che vendono hanno questa Game of the Year Edition. E secondo me è così, è proprio una cosa completamente commerciale. Tu devi fare vincere per forza il gioco che ha comprato più gente, se no la gente dice come ce l'abbiamo tutti, come può non essere il gioco migliore dell'anno. Tanto che da quello che ho visto, The Last of Us, la critica si è fatta le pipe, staccati i peli dello scroto e tutto, e poi ha fatto poca roba di vendite, secondo VGChart. Esatto. Mi pare che è arrivato a 4 milioni di scarti, secondo, cioè che voglio dire, non è niente male, ma insomma non so neanche ci sono rientrati per l'investimento che avevano fatto a sto punto. Questa cosa mi fa rimanere brutto. Vediamo.
Vediamo Vige Charts che dice, però suppongo che sia... Nel frattempo Petruzzo ci chiede chi è l'ospite. L'ospite è Andrea da Game, Petruzzo. Sono un ascoltatore, un fan di Free Playing. Che ha fatto lo Switch e quindi rispettato. Sì, 4 milioni e 13. E vabbè, dai, tanto The Last of Us non sarà costato molto, tra l'altro. A proposito di Last of Us, vi ricordo, anzi vi segnalo... Ma Last of Us, ma che è uguale a Uncharted. Esatto, bravo Davide. Vi volevo segnalare che è tornato il nostro grande videorecensore definitivo, Vincenzo Monti, con le sue videorecensioni. Che ve ne dovete fare delle recensioni, che cazzo è stato a fare? Andate, cercate su YouTube Vincenzo Monti e vi si aprirà il mondo. Comunque, scusami, è Last of Us. Esatto. Last of Us. E quindi Uncharted. Fate così che vi si aprirà un mondo. E niente, vabbò, insomma, Pachter dice, non dice, ma tanto alla fine lui c'ha questa doppia attività. Da un lato fa l'analista finanziario e quindi dovrebbe consigliare alla gente su cosa investire per fare ancora più soldi sti ricchi di merda. E dall'altro fa ste sparate su Game Trailers che l'hanno reso famoso, perché lui poi le fa anche un po' apposta, perché così si genera il buzz intorno a lui. Ma scusa, io volevo chiedere, ma è lui che fa le sparate o è la gente che glielo chiede? Ma un po' di tutto, dai, è un meccanismo, diciamo, che si autoalimenta, perché lui è diventato un po' sto personaggio un po' così, che fa il businessman di no altri, che così, quello è un po'. Infatti mi chiedo se poi alla fine veramente lui sia valido nell'ambiente, magari se vai a chiedere, forse come diceva Mirko, magari nell'ambiente finanziario è visto come un mezzo buffone che fa soldi facendo queste trasmissioni qua via internet, chi lo sa, quando ci avremo i soldi. Nel momento in cui lui ha bisogno di far sparate e trasmissioni via internet per guadagnare, vuol dire che non guadagna molto come economista, ecco. Chissà. A proposito di economismi, c'è stata Moody's, la famosa agenzia di ratings, che ha declassato le azioni di Sony a livello di spazzatura, e a questo punto ci sono state diverse teorie tra i nostri amici del forum, che ci hanno detto, ma sì, ma qua Moody's controllata dagli americani, questi giocano con le azioni, speculano, eccetera, eccetera. Io non ne capisco molto, qua ci vorrebbe Aurelio. Che in lui... realtà, dopo il complotto contro Nintendo, ora anche contro Sony, è tutta una manovra commerciale del caro Bill Gates per rimanere l'ultima console sul pianeta. Sì, tra l'altro Bill Gates è uscito di recente con una nuova iniziativa, ha fatto un video... Un video di gameplay. Sì, una cosa del genere, ma una roba proprio che... è simpatico, ma al tempo stesso è triste. Non mi ricordo neanche di che cos'è, comunque andatelo a cercare. Ragazzi, però io adesso l'articolo non lo sto leggendo, lo di Moody, nel senso sto bene adesso, ma che passa nel sito dei videogiochi, ok, ma tocca vedere Sì, infatti Sony non vende Sony... solo videogiochi. Ma solide, non vende sogni, ma solide realtà per chi sta a Roma, capisci? e quindi non si può dire che poi la riporta al sito di videogiochi, famoso sito, però... Praticamente la news diceva che... Quei videogiochi sta andando bene, Sony, però con le TV, smartphone e tutto quanto, e con le TV e i computer in particolare non sta andando bene, per cui non si sa se la ripresa dal punto di vista dei videogiochi sarà sufficiente a, insomma... Io ora spero in una pletora di articoli che dicono che il futuro di Sony videogame è andare su console Nintendo. Sarebbe un passo avanti, Ma secondo me un po' io un po' ci scherzo su sta cosa dell'Occidente che si sta un po' coalizzando contro l'Oriente, perché anche contro Nintendo ci sta tutta sta quest'astio che qualsiasi cosa fa sempre Nintendo, eppure con Sony forse la tollerano un po' di più, perché Sony dà lavoro anche all'Occidente, vedi con The Last of Us, tutte le esclusive occidentali, God of War, tutte queste cose qua,
Nintendo invece è proprio chiuso nel Giappone, quindi più sei in Giappone e più ti danno addosso con la stampa, con The Last of Us che c'ha 100 persone americane, poi leggi i titoli di coda, non ce ne sono, tutti Wong, Wing, Ping, Ching, Fring. Quelli sono i giusti schiavi che lavorano per la scienza occidentale. Almeno McGee ci ha avuto la faccia come il culo di andarci proprio, di andarci a vivere, dice vabbè me li compro qui così li vedo subito, ma... Comunque Davide ti corregge, è stato l'unico. Ti corregge The Benzo che dice che si dice pletora e non pletora, e attenzione che qua ci abbiamo o pletora tipo fusdora. Lei, Benzo, non capisce l'accento britannico, il mio chiaro accento britannico. Infatti state attenti che Davide c'ha l'accento degli English. E niente, dicevo che nel forum, non lo humor dell'ora del tè, nel forum ci dicevano che comunque queste agenzie di rating non si capisce tanto bene come funzionano, perché chi si fa fare il rating magari poi è anche partecipato di queste agenzie, quindi dice vabbò, queste poi sono cose che chiederemo a Aurelio quando lo riavremo tra di noi, che lui si sa finirà di giocare il Napoli, esatto. Anche che adesso sta con la PS4, quindi si stava sciallando a botte di knack. E sì, no, diciamo pure Nintendo, non so se Andrea o Mirko volevate aggiungere qualcosa riguardo a Sony. Voi come la vedete sta Sony? Si riprenderà? Non si riprenderà? È la fine della grande azienda giapponese? La PS4 la farà risorgere? Cosa succederà? Mirko? Riusciranno i nostri eroi? Mirko? Mi sa che ha scritto che non c'è, così ho un'idea, infatti. Ah, ecco. Posso fare Mir? Che c'ho? Tarantino fa schifo. Pain and Bane e Gello. Andrea, tu che controlli l'economia? Io sì, guarda, sono veramente sul pezzo. Niente, io penso che allora Sony, oltre, non fa solo videogame come Nintendo, fa televisioni e altre cose. E sugli altri campi sta andando veramente male. Va un pelino meglio sugli smartphone, ma non neanche più di tanto. La PlayStation Vita so che vende una schifezza, praticamente. PlayStation 4 ha venduto abbastanza bene, però secondo me sono messi peggio di Nintendo. Addirittura? Sì, perché la gente pensa, adesso tu vedi Nintendo come Wii U, Wii U ha venduto un poco, onestamente, però Nintendo sotto c'ha un'azienda veramente grossa e non ha le perdite che hanno le altre aziende negli altri campi. Perché praticamente Sony, con i soldi che fa con PlayStation, si deve ripagare i buchi che fa con le televisioni e con le altre cose. Per me Nintendo ha le spalle abbastanza larghe per reggere questa generazione con questo Wii U, che al limite farà la fine di tipo un GameCube. E poi con una prossima console magari ritorneranno, sicuramente faranno una console cagatina da chiedere scusa a tutti. Non credo che Sony fallirà, questo non lo credo sicuramente, però non vedo Nintendo messa così tanto peggio di Sony come dai di dai che annunciano The Last of Us su Wii U ora. Cioè, secondo me fino a poco tempo fa era messa peggio la Sony a livello di bilancio. Quindi insomma, cari amici, attenzione, perché ci potrebbero essere grandi sorprese e chissà come le commenterà Pachter. Nel frattempo in chat è tutto culi e bestemmie. Oltretutto ricordiamo che Pachter aveva detto che lui ci puntava su Sony, quindi la profezia pachteriana si è avverata. Vabbè, magari puntava su PlayStation 4, non so se sono... No, dicevo, in chat ci sono culi e bestemmie, quindi grandi divertimenti stasera. Quindi una normale puntata no, di No, scusa, ma no, Alaska ha tirato fuori la GIF storica per noi anziani. Cosa? Che sì. Il culo di Catherine Zeta-Jones in Entrapment, mi pare che sia il film, che si allenava a cercare di sfuggire ai raggi laser di Andrea. Esatto, ai raggi laser di Andrea, e a quanto pare non ci è neanche riuscita, giusto Andrea? Ti ricordi quell'avventura con Catherine Zeta-Jones? Di Entrapment dici il film? Sì, no, intendevo, visto che i laser dicevamo che erano i tuoi, alla fine non è sfuggita, non è riuscita a sfuggire, giustizia, ai tempi, esatto. vero? È stata segata. Infatti da vedere che i laser, poi lei c'è cascata, ma i laser sono chiaramente di file o dei fili di laser, guardi in me. Anche. E comunque dicevamo di Nintendo che oltre a tutte le mazzate che ha preso ultimamente, mo è uscita pure una notizia sul giornale giapponese Nikkei, è uscito scritto tutto in giapponese che Nintendo ha dei progetti di portare dei contenuti sul mobile, sui tablet,
solo che non si capiva bene che contenuti sarebbero stati, perché la traduzione ovviamente dal giapponese è difficile farle. C'era chi aveva ipotizzato dei video, c'era chi aveva ipotizzato delle demo dei giochi normali oppure dei minigame. Io pensavo dei giochi tipo Rayman, Temple Meller, per tipo rispetto a, come si chiama quello fisso? Rayman Origins, rispetto a Rayman Reital. Ma chi è Rayman? Non lo so, mi viene Rayman. Un Rayman è evidentemente un Digimon. Raymond di Jungle Temple per mobile. E invece no, invece c'è stata la smentita del nostro grande Mirkot, grande news, grazie Mirkot che ci fa le news per il forum, che ha detto che praticamente Iwata stesso ha smentito le voci, ha detto che non hanno in programma di fare nessun minigame, e quindi ancora rimarrà da vedere che progetti c'ha Nintendo sui tablet, sugli smartphone. Io a sto punto la butto là, Nintendo farà uscire l'aggiornamento del Wii U, così si potrà usare Skype con il tablet e diranno, oh, adesso è uno smartphone, è un tablet come tutti gli altri. Tu che ne pensi? Io penso che ci sarà un accordo con Apple, faranno la Nintendo Phone. Nintendo Phone? I piccolina Nintendo Phone. E Simone esploderà dall'interno, tipo, appunto. Io sarò, sì, esatto, imploderò e diventerà la cosa di magari un gioco sui Daft Punk fatto su iOS per Nintendo. A quel punto sarebbe la fine del mondo. E io non ci credo tanto, perché si parla di demo dei giochi, ma solo le demo e non i giochi finali. No, ma è stato tutto smentito, Simone, dice che non faranno più giochi, demo, niente. Esatto, su NeoGAF c'era questa cosa, quindi secondo me volevano farle, ma poi è successo come a Tarantino, che l'hanno liccato e hanno detto no, vaffanculo, non liccate queste cose, vai, cancelliamo tutto. Non c'ho idea io, quindi da Nintendaro dico stiamo a vedere, vediamo un attimo che tirano fuori, perché tanto la situazione è talmente grave che può essere che qualsiasi cosa tirano fuori può essere o peggio o sbloccare, o effettivamente sbloccare, che è un po' un'ovvietà come frase, però dico, ci vuole è talmente critica che ci vuole una roba comunque importante come annuncio per far parlare di sé, altrimenti no. Oltretutto, non c'entra un cazzo, ma ora che ci pensavo, visto che l'ho citato, il fatto di Tarantino che cancella il film perché è leakato lo script, eccetera, eccetera, l'ha reso un po' il film fish del cinema, eh? In effetti sì. Sì. I'll kill you. Anche Tarantino, grande Tarantino. E non lo so, Andrea, tu che sei Nintendaro, che ne dici? Io non sono Nintendaro, però io, guarda, non ho nessuna console in casa, ho solo un PC. Però lo smartphone ce l'hai. Sì, rotto, però ce l'ho. Ti piacerebbe giocare le robe di Nintendo sullo smartphone, di la verità. Secondo me non faranno mai il gioco, cioè, però a meno che non facciano uno smartphone di Nintendo, non faranno mai un loro gioco tipo Super Mario su un'altra console, qualsiasi altra. Anche dovessero fallire, falliscono e Super Mario se lo portano dietro. E poi ti dico, un vero capitano affonda con la propria nave. Sì, ma perché sono troppo giapponesi, troppo orgogliosi, cioè, dopo è più facile che ti dica, se volevi giocare a Super Mario dovevi comprarti la mia console. Così, proprio. Sì. Meglio la morte degli smartphone. Esatto. Vedremo. E va bene. E a parte questa, altra notizia. Sono state nominate le nomination del premio Drago d'Oro 2014. Ricorderete che c'è stato già l'anno scorso. Quest'anno, dopo il grande successo dell'anno scorso, sarà ripetuto. Lo faranno a marzo. L'11 marzo, mi pare. Io non le ho viste onestamente, perché vabbè, sono le solite nomination. Videogioco dell'anno, le nomination sono Last of Us, Bioshock Infinite, vabbè, le solite robe, miglior videogioco di azione avventura, casual, corse, platform, ruolo, bla bla bla, minchia, c'è una cinquantina di premi, c'è. Scelta del pubblico, The Last of Us, insomma, premio Drago d'Oro, che tra l'altro quest'anno sarà a Roma, a differenza dell'anno scorso che era a Milano, quindi Simone tu lo andrai a vedere, si terrà al Maxi di Roma.
Io devo sapere questo mare perché magari io so cos'è, ma Maxi Roma, vediamo dov'è. Fondazione Maxi. Che è una fondazione... Ah, ok, ho capito, ho capito. Che posto è? È un posto adeguato per una manifestazione di questa levatura? Sì, non so se mi fanno entrare, però sì. Cioè... Perché non ti fanno entrare? Scherzavo, voglio dire. C'è una storia cosa. Questo locale. No, non è un locale, è un museo. È un museo. Dal quale lungi bene, lungi da me andarci. Ah, tu dici. No, vabbè, no, penso che ci l'11 marzo. Magari Mirko starà pure a Roma nel frattempo. E se sta a Roma, perde poltrona. Comunque, no, potrei anche andarci. Potrei anche andarci. Chissà se ci sono i miei amici YouTube. Probabilmente ci saranno. Sarà un'occasione. Infatti, esatto, devo andare con i poliziotti. E tra l'altro approfitto anche per segnalare quest'altra notizia che su multiplayer.it cercano delle personalità video che abbiano una linea in upload di almeno 1,5 mega e che insomma buchino lo schermo per e fare... non diciamo le altre misure che hanno chiesto. Infatti cercano queste personalità video perché vogliono avviare un progetto di streaming, da quanto ho capito credo che vogliano fare qualcosa tipo in diretta con delle personalità magari prese da YouTube. E Andrea, so che tu volevi proporti. Certo, loro non... vogliono prendere Andrea, anche loro sveglia, i soldi. Sveglia! Vogliono prendere anche loro i soldi da Microsoft e da Electronic Arts. Tu dici giusto. Che per quello? Certo, loro, poi sentivo nell'ultimo podcast che dicevano che hanno anche praticamente, non so che cosa, praticamente un accordo con Google che non gli possono bloccare i video, quindi prendono i soldi. Ma no, sempre era con... la partnership, solo appunto. Che... Ah, ecco. Però praticamente... hanno spiegato un po' così. Sì, non gli possono bloccare i video e guadagnano sempre. Ma neanche noi ci possono bloccare i video, quindi... Dipende, non so questa cosa quanto possa valere. Cioè, so che chi ha chi fa il no, era per ridere, Bruno. Sì. No, non dicevo. Vabbè. Comunque. Dimmi. So che chi ha tipo la cosa da producer, da content network, multichannel network, diciamo è un po' più privilegiato dal punto di vista del copyright, eccetera. Sono i canali singoli che hanno un po' di problemi. Nel frattempo c'è scappato Davide. E non so, Mirko, sei tornato? Sì, sono qua. Sì. Ah, ok. Tu che ne pensi? Ti proporrai come youtuber di multiplayer? Multiplayer a sto punto, ieri. No, non potrò mai sottostare alle regole del padrone di multiplayer dopo. Tu per quello dici. È che poi io, da quello che so io, in cambio non è così facile diventare youtuber di multiplayer. In cambio chiedono dei sacrifici umani. Esatto, e lui vuole tenersene fuori. No. Ma io onestamente ho sentito l'ultimo podcast di multiplayer che hanno parlato proprio di quello, di YouTube. Dicevano che comunque è un nuovo... Secondo me comunque li stanno vedendo molto da vicino gli youtuber, tutto il mondo YouTube, perché comunque è indubbio che sia un po' la nuova frontiera dal punto di vista del giornalismo, se così vogliamo chiamarlo. Anche se però loro magari, essendo un sito molto di massa, cercano più lo youtuber appunto che faccia cose di massa che non lo youtuber che faccia le cose tipo la Errant Signal oppure la Super Bunny Hop, che è un altro che vi consiglio, robe un po' più ricercate, cioè cercano quello che fa intrattenimento, che beh, è ma simpatico. Loro probabilmente vogliono, scusa Bruno se ti interrompo, ma l'idea che mi ha dato è che loro vogliono diventare anche un network di ste cose. Sì, probabilmente sì, anche perché probabilmente penso che ci sia stato anche un impatto dal punto di vista delle visite, delle visualizzazioni, questa nuova ondata di YouTube, cioè credo che tutte le nuove generazioni i siti tradizionali non li frequentino più e siano azzeccate su YouTube. E poi tra l'altro c'è anche sta cosa che i siti tradizionali stranamente, anche se sono siti enormi, non riescono ad avere a trasportare questa audience su YouTube, perché tipo c'è Kotaku
che fa dei numeri giganteschi, e poi se vai a vedere i suoi video, cioè al massimo fa i numeri che fa uno youtuber medio, pure multiplayer, vabbè che multiplayer c'ha tutta la sua piattaforma video integrata, però su YouTube non è che faccia delle cioè fa delle buone cifre, ma non a livello, e quindi probabilmente c'è proprio bisogno di gente diversa che vada lì, che o magari facce già note che un po' gli portino il, e comunque noi, vero Simone, noi ci proponiamo, signor multiplayer, noi siamo disponibili, a noi. Infatti noi buchiamo lo schermo in una maniera o nell'altra, e Davide, io non dico niente, ma il cartafegnale è lì quando qualcuno lo vuole accendere. Il mio amico l'uomo carta è pronto. Tutti lo ricordiamo. Ah, sì. Nella sua gloria. Cioè è abbastanza interessante. quello secondo me... vabbò. Dice Mircotto, alla fine già stanno i let's play con sala giochi, che non sono neanche male, secondo me. Ma sì, ma sapete cosa? Che secondo me è una cosa che è anche legata all'età, perché... cioè, fare il let's players come lo fanno i ragazzini, uno che ha già 20, 30, 35 anni come me, poi proprio improponibile, cioè, che quando ma uno... cioè, dipende che si intende per... scusate, nuova la voce. Per let's player, perché... è quello che salta la mattina alle 8 e fa il gameplay fino a luna. Sì, perché tu, per dire io l'altra volta mi sono imbattuto in un video del tale Favij e avevo letteralmente voglia di buttarmi giù, poi ho pensato il terzo piano, non muoio, mi faccio male, vado all'ospedale, magari mi mettono il video di Favij in televisione mentre so che non posso muovere. Abbiamo trovato sto video che stavi guardando prima di saltare, magari volevi finire di vederlo. Esatto. quindi c'è una differenza, per dire, io non amo in generale i let's play, però per dire il canale di Yazzi, che è quello che fa anche 0.10 eccetera eccetera, lo guardo volentieri quando ho finito i podcast e le cose, è una roba di sottofondo. Dipende sempre dall'approccio, perché c'è lo youtuber, quello là, ma anche alla PewDiePie, ma soprattutto, di nuovo, a me mi ha scioccato sto Favij, che sembra davvero come diceva Bruno, l'amichetto delle medie che c'aveva i problemi e quando giocava a PES commentava ogni cosa da super esaltato. Avrei un'idea per il seed di multiplayer. Siamo io e un mio amico che si chiama Wiwo. Vieni qua, Wiwo. Potremmo fare dei gameplay, Davide. Va bene, devi fare il gameplay con quella voce, però. No, comunque quello che dicevo è che c'è una differenza fra... Esatto. C'è una differenza fra let's play e let's play, diciamo che magari non ho visto quelli di multiplayer, quindi non seguo il sito del nostro amico Tagliaferri, ricordiamo padre e padrone di multiplayer, però magari è uno stile che non attrae lo stesso pubblico che attrae lo stile, diciamo, giovane e anche un po' ritardato di gente come Favij. Per dire, anche di nuovo, cito di nuovo Yazzi, i suoi let's play non fanno gli stessi numeri di un PewDiePie, ma non credo che il pubblico sia nemmeno lo stesso. Sì, come dice Jack in chat, il vecchio Jack, dice ormai la gente guarda i let's play più per le persone che per i giochi in sé. Beh, questo è vero sia in un senso che nell'altro, c'è chi vede appunto quelli alla Favij che urlano, strepitano, si spaventano in maniera più o meno... scordinata. Ma più o meno voluto e teatrale, c'è chi si guarda magari... No, ma infatti io sono d'accordo, cioè io i let's play quando li ascolto come alternativa al podcast, il gioco magari non lo guardo manco, esatto, anche, quello solo i video tuoi di retrologia videoludica. Che anche okay. Simone è un let's players, ricordiamolo, andate sul canale di... Io sono un let's lookers, sono watchers. Andate sul canale di retrologia videoludica e troverete Simone... che in compagnia di tante altre simpatiche persone si produce nei let's play di Simone di Dietrologia Violotica. Comunque, come dicevo, non è
Infatti non YouTube non sono persona da, non lo associo ma neanche come tipo di informazione, come tipo di approccio, per quanto non ami chi ci ascolta lo sa che io non amo tanto la critica videoludica oggigiorno, comunque ha una funzione diversa da YouTube. Quindi per quanto si possa dire che, di nuovo, magari certi tipi di let's play non attirano un certo tipo di gente, certi altri tipi di let's play attirano un altro tipo di gente, secondo me chi guarda YouTube comunque poi ci va su multiplayer, perché gli, fa VJ o logicamente John o chi per lui non ti fa vedere l'ultimo screenshot di GTA, per dire una cazzata, non ti fa vedere le notizie, ma anche... Ma invece... Sai, proprio per questo, Davide, credo che la gente che guardi gli YouTubers in realtà ruoti l'orbita attorno a tutto quello che è il mondo di YouTuber, cioè se uno YouTuber ne propone un altro, lo promuove, eccetera, quello lo va a vedere. Esatto, è un tipo di pubblico diverso da quello del... E non penso nemmeno, guarda, non penso nemmeno poi che ci sia tutto, che chi guarda appunto gli YouTubers, eccetera, gliene freghi molto della news di quel gioco, sì, di vedere tutti i dettagli. Sì. Magari quelli che gliene frega guardano comunque molti player, cioè magari non, non i video, ma lo leggono comunque, perché io mi stupirei se i geni che commentano multiplayer non avessero, non sono la stessa gente che chiede i giochi, chiede qual è il gioco migliore a fare, insecco. Sì, no, probabilmente sono gli stessi, sicuramente. Sì, sì. Cioè... un po' si sovrappongono, anche se comunque tendono a essere separati YouTube dai siti normali. Ma più che separati, io credo che qualcuno che guarda YouTube, quindi c'ha i suoi miti, i suoi tutte le descrizioni, eccetera, magari i video di multiplayer non gliene frega manco niente, perché multiplayer lo usa per qualcos'altro, lo usa, magari non legge nemmeno multiplayer, clicca per vedere lo screenshot e chiude, commenta, magari scrive bellissima, quello che scrive bellissima recensione dopo la leggo, ma lo usa per una funzione diversa da quella che usa YouTube, che è giustissimo, perché nonostante io non sia un fan del critica videoludica e in generale odierna lo stile attuale, nonostante YouTube mi stia sul cazzo, la cosa che è giusta, che spero rimanga così, spero rimanga così, è che i due sono comunque separati, nel senso che, a parte gente che apre le menti, la personalità su YouTube, il figo di turno, non deve essere quello che poi è considerato il critico, quello che fa il giornalista anche, cioè sono comunque due separate. Quello di YouTube, come diceva il nostro amico che apre le menti, intrattiene, multiplayer o qualsiasi altro sito di informazione videoludica informa. Ma infatti io ci stavo pensando oggi e sto pensando pure se fare un articolo su questa cosa, cioè sarebbe da ho capito, sì. Sarebbe da dividere il cioè chi gioca, chi parla, chi fa video e tutto questo, dai giocatori tra virgolette veri, nel senso che mi ritrovo a sentire più che altro a vedere, a sentire i podcast, tutto sommato un secondo, perché qua stiamo di nuovo facendo l'elitismo dei mitrallari, perché come la dici tu sembra il ragionamento di Mirko, che solo chi è appassionato fin dall'inizio è un giocatore. Il giocatore è, da dizionario italiano, chi gioca. Sì, no, quello che voglio dire, aspetta, quello che voglio dire, che c'è tutta un'altra connotazione nei video in determinato anche giornalismo, che sia scritto o parlato, che non prevede il fatto di approfondire, ma prevede quello di o dare un'opinione, che però è una cosa che secondo me ha un senso, o intrattenere, cioè il puro far passare quei 10, 15, 20 minuti di video, che è una cosa diversa da interpretarli come persone informate sui fatti, come dire. E io lo sentivo anche nell'ultimo podcast, appunto, di Multiplayer, dove c'è un'analisi che fa Iodice, che a me piace molto, che è piaciuta molto, dove diciamo che lui spiega che tutto sommato, alla fine, i youtuber, per i numeri che fanno e tutto, cioè
non so, hanno meno legacci di un giornalista, ovviamente. Mo poi uno malignamente lo può interpretare in diverse maniere questa frase, però interpretandola in maniera in buona fede, sicuramente lo youtuber può dire cose con molta più leggerezza. Lui dice: non possiamo fare un articolo scritto questo gioco è una merda, mentre qualche youtuber può fare questo o può concentrarsi sulle cose morbose del gioco, cioè di GTA 5, dei milioni di gameplay che ci sono su di GTA 5, quello che vedrai sarà sempre la parte di quando quello fuma e spara e vede gli alieni, di quando si ammazzano le vecchiette, cioè non è che si fa un tipo di visione di approfondimento sul video, si dicono cazzate insieme ai cazzate, cioè è proprio un altro, se l'avessero fatto con i porno o con ma che ne so, con i porno, con i piatti della cucina fanno vedere, sì, o con la cucina sarebbe la stessa identica cosa, no, cioè, il soggetto non è importante, solo che poi alla fine chi magari ci ha sguazzato, finisco, chi ci ha sguazzato, chi ci ha pensato, chi vuole dare un'altra connotazione, ci rimane male. No, ma sono d'accordo, ma come dicevo, si divide non fra giocatori e non giocatori, perché quello è il ragionamento di Bruno, che è proprio elitismo assurdo, si divide fra intrattenimento e magari giornalismo, che è diverso. Non credo che Favij, per quanto io lo voglia picchiare proprio, quando ho visto il video mi veniva ciao, voglia Favi, di picchiarlo. Ciao Favi, salutiamo, siamo tuoi amici. Sì, ciao Favi, per quanto lo voglio picchiare, è un giocatore, ma perché la definizione del termine giocatore è colui che gioca, e lui, per quanto sia un cretino, gioca, per quanto cerchi di intrattenere, gioca, non fa giornalismo, ma non credo che nessun... A meno nessun fan di Favigliei pensi che è il grande giornalista videoludico, ecco. Ci sono magari quelli là che dicono, ah, gli chiedono il consiglio e le robe, ma perché non hanno, come si dice, non hanno capacità di intendere e di volere, che è diverso. Però come definizioni, fortunatamente non ho ancora visto il, e spero di non vedere mai il crossover e di vedere gente come Favigliei esaltata a critico giornalista, che va bene, perché poi c'è chi intrattiene e c'è chi intrattiene pure bene. Di nuovo ripeto, io il let's play di cosa di Yazzi, ma anche Game Grumps, quello che volete, li guardo volentieri, anche quando non ho proprio nient'altro da fare, quando voglio qualcosa in sottofondo, quindi non quindi sì, ecco questo. Bene. Va bene, va bene. Non lo so, Andrea, Mirko, se avete una parola di chiusura, se no passiamo avanti, che in chat già si lamentano che parliamo sempre di YouTube, grande Google, grandi commenti di Google su YouTube. Io volevo dire... Vai, scusa, Andrea. Io volevo dire solo che secondo me gli YouTuber hanno trovato l'America, proprio... Grande. Prendono anche senza un sacco di soldi per non fare un cazzo. Guarda, se ci avessi pensato io qualche anno fa, magari. Andrea, sei ancora in tempo... Vai, proponiti insieme a Simone per i video di multiplayer. Tu puoi iniziare tagliando i laser con lo sfondo bianco. Video gameplay di laser. Esatto. E lo sai quante visualizzazioni faresti in più del nostro amico? Gino Filippino, secondo me rosicano che non fanno i soldi di youtuber, se ne parlano ogni cazzo di secondo. Ah, infatti, ragazzi, noi abbiamo messo il pulsante delle donazioni apposta, quindi è tipo come i free to play. Che abbiamo... Scusate, perché dobbiamo fare dei video quando la gente può donare senza nemmeno fare i video? Infatti, comunque volevo anche dire che nel frattempo stasera... Soprattutto io, se si vede, vi faccio un bel let's play. Grande, Davide. No, dicevo che nel frattempo stasera c'è Kinuz che sta dando proprio il meglio del meglio. Sto vedendo cose che non avrei mai pensato di poter vedere. Solo per la diretta, solo per Free Playing. E quindi passiamo al prossimo argomento, YouTube. No, scherzavo, c'è la ferita bianca che mi ha scritto in chat in privato, mi ha scritto: Bruno, troppa serietà stasera, spezzala con una pagina Facebook, Ezio Greggio noto massone. Ma questo secondo me, sto ragazzo, questo nostro ascoltatore, è lo stesso con un nick diverso di quello che ci mandò la pagina del succo di frutta, che yoga. Poi... esatto. Yoga comunque io vi metto qua il link nella chat della pagina, andatevi a mettere il coso sopra, c'è praticamente Ezio Greggio un massone, poi c'è Ezio Greggio con Pippo Buongiorno che fa col pollice in su,
Ezio Greggio in Russia, non lo so che cazzo doveva essere, e basta, niente, grande Ezio Greggio, se è massone, noi siamo dalla sua parte, viva la squadra, viva l'occhio, viva il triangolo, e niente, poi passando a cose più serie, visto che stasera la serietà, volevo parlare di sta notizia che c'è stata sta cosa che praticamente il fondatore, il cofondatore del sito Indie Static ha detto delle parole brutte a una sviluppatrice femmina in chat su Facebook, gli ha detto, ha incominciato a parlare, ha detto ciao, come va, ma mi puoi dire un po' di notizie su sto gioco, che so che tu li conosci quelli che fanno sto gioco, lui ha detto ah ma veramente così colà, poi lui ha iniziato a dire ah ma sai ti volevo anche mettere il pene nella vagina, così in conoscenza. No, andatevelo a leggere che nel forum ci ho postato tutta la chat. Bro, perché... ma te l'hai mai fatto quando parli agli sviluppatori per Indie Vault? Un intercalare. Sì sì, no ma c'era un, quando abitavo con altri ragazzi all'università, c'era uno che mi raccontò che c'aveva un amico che quando parlava con le ragazze, questo marchigiano, quindi forse tu Mirko lo conosci, e che quando parlava con le ragazze diceva ciao, bella giornata, te pacco lo culo, com'è che è? E così io dicevo, no ma sì, te pacco lo culo, ma che fai te? E quindi questo faceva pure così, mentre parlava diceva pene vagina, vagina pene. E funzionava? E... l'allarme di Davide. Ah, questo è il computer di Davide che sta andando a fuoco. E... no, dicevo, quindi stava parlando con... sì, stava parlando con questa e mentre che parlava poi ha iniziato a dire ah ma lo sai che io ci avrei un pene per la tua vagina così colà, ma poi questa tra l'altro che sta pure andando, sta pure passando attraverso un divorzio, quindi tutta no fragile emotivamente. Insomma, che è successo? È successo che lei ne ha parlato con l'amica brutta, e l'amica brutta ha postato tutta la conversazione su Twitter, prima con i nomi oscurati, poi però questo qui ha fatto ammenda, si è scusato pubblicamente, e allora l'amica brutta ha ripostato la conversazione però con il nome di lui non più oscurato, lui sarebbe il CEO di Indie Static, che è un sito anche abbastanza conosciuto nella comunità indie. E poi a quel punto che è successo? È arrivato come al solito Kotaku che ha postato tutto online e si sono scatenati tutti quelli che questo bastardo che molesta le donne, che fa qua, io non so voi, cioè qua credo che tutti quanti chattiamo, giusto? Sì. Silenzio. Chattiamo sì, in sì. Che senso? Sì, sì, insomma, conosciamo le chat, chattiamo su Facebook. Faccio pure... sì, sì. E quindi... No, ma mi spiegate a proposito di chat Omegle? Sarebbe una chat con sconosciuti? Ah, boh. Non Omegle. Tipo chat roulette con la chat dovrebbe essere. Stai attento però che non ti registrano le conversazioni. Non si sa, e le mettono su Kotaku. Oppure metti il nick di quello di Indie Static, così ormai... sì, infatti. No, che tra l'altro lui si è scusato, lui pure si è scusato, perché vabbè, diciamola, sta conversazione è andata avanti per un po', poi lui a un certo punto è arrivato proprio a dire ah ma io ti leccherei il clitoride perché il clitoride c'ha 14 nervi in più rispetto a un pene, quindi è andato proprio sullo scientifico questa cosa, e lei si è sentita mortificata. Ma lei rispondeva effettivamente, lei però, faceva finta di niente, faceva finta di niente, perché poi ha spiegato perché oggi è uscito il continuo su Kotaku, che l'hanno intervistata proprio una mezz'ora fa, è uscita, e ha detto ah io mi sentivo pietrificata, e poi diceva lui comunque era una personalità del mondo indie, quindi pensavo sempre meglio non... E poi oggi diciamo è uscito questo articolo dal punto di vista delle donne, perché dice che comunque una donna si sente sempre, diciamo, a parte diceva che le donne comunque subiscono tante micro... Vengono da Venere. Come? Vengono da Venere. E gli uomini da Marte. Cioè. E no, diceva che l'amica brutta è un dettaglio che è stato aggiunto solo ora. No, Blallo, sono andato a vederla su Twitter, è la tipica... Vabbè, diciamo che la non è... La brutta di cui hanno bisogno le belle, o le medie. Io non voglio fare questo discorso, però è... Se voi vedete c'è sempre la fighetta che c'ha l'amica un po' più bruttina, che stanno sempre insieme, che una se la tira, l'altra ci sta appresso per godere della sua luce riflessa,
e una va con i maschi stronzi e l'altra gli dice, ah, ma perché sta... Se avete mai visto il film Borotalco, lì è come l'amica di Eleonora Giorgi. In quel film. Questa citazione mi trova... Esatto, proprio così. Non riesco. Perché poi mi è stata lì che ha convinto quella... Perché tra l'altro questa qua, sta sviluppatrice, dovrebbe essere carina. E infatti, non lo so, Mirko, so che tu con le tue facoltà riuscirai a trovarla prima o poi. Ti dico solamente che, attenzione all'allarme... Davide ancora, scappa Davide. Dovete sapere che nel palazzo di Davide, come in tutti i college, cioè, scatta l'allarme antifuoco, che poi a Londra sono particolarmente sensibili sta cosa in Linzona. E però Davide rimane dentro. Ma non è l'allarme del computer tipo che gli va a fuoco? No, è l'allarme di tutto il palazzo, cioè dovresti scendere e aspettare che arrivino i pompieri. Ah, addirittura. E proprio modo uno fa. E si va a fuoco, che vuol dire? Ma che cos'è che sta andando a fuoco? Ah, ma quindi Davide quando suona così perché... adesso? Davide, ci sei? La mia bro. Sì, no, non c'è Davide perché si mette Davide sta giocando. È già bruciato, già. Davide sta facendo il sta giocando il fantasma con le sue ultime forze. Esatto, perché dovete sapere c'è lo schermo che sta giocando a Space Invaders. È rimasta l'intelligenza artificiale di Davide. Di taglia erbe, esatto. Ma perché prima di morire bruciato ha trasferito la sua coscienza in un computer. Esatto. Nella sua edizione. È per questo che in sti giorni diceva, voglio installare Windows 7, che si vede che il programma non gli girava sul 98 che non installava. Vabbè. E comunque, niente, dicevano in chat che in effetti il tizio era pure ubriaco, sì, ma oltre ad essere ubriaco, poi nella cosa di scuse ha scritto che sta anche passando un periodo difficile, che il fratello l'anno scorso si è suicidato e che lui non si è più ripreso, eccetera, eccetera. Comunque, quello che stavo dicendo prima è che tutti quanti abbiamo frequentato chat, cose, adesso io, cioè, a me sta cosa mi ha un po' fatto girare i coglioni, perché comunque mi sembra esagerato che per uno che ti dice, ti voglio trombare dentro una chat, tu lo vai a sputtanare in una maniera così. Aspetta, poi non so. Non era una chat, se non ho visto male era sul profilo di Facebook. No, era una chat privata su Facebook, sì, sul profilo non credo si può. No, era una chat privata su Facebook. Rieccomi, scusate. Ehi, Davide, tutto a posto? Sì, era il bat segnale, dovevo fermare dei crimini. Comunque, posso dire, cioè, mi sembra la tipica overreaction da americani, questa fissazione al sessismo, agli stupri, bla 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 bla. Nel senso che io ho sentito, cioè, lui sembrava semplicemente un po' brillo, cioè, era ubriaco evidentemente e scriveva ste cose. Ho sentito gente a cui hanno scritto molto di peggio, cioè, e non se ne faceva un problema, perché... Comunque, secondo me, questa è la classica reazione della tipa a cui è stato promesso il cazzo e poi quando gli è arrivato ha sbroccato. O magari non era lungo come diceva il Free Playing, anche il podcast per il femminismo. Del femminismo e poi ovviamente no, ma guarda, assolutamente, nel caso fosse la tizia fosse stata davvero molestata in maniere vere, fisiche, avrebbe ragione su tutta linea. Questo mi sembra semplicemente uno un po' brillo che non aveva esattamente le sue piene facoltà mentali mentre scriveva sta Madonna, roba. Madonna, ragazzi. Io nel dopo puntata racconterò cosa ho detto io da brillo al telefono una volta, ma non adesso. Sì, vabbè, ma cioè veramente siamo arrivati a uno... Sì, mi sembra quella trasmissione con i pedofili che ogni tanto da, non so se avete mai visto, su Class. Quella trasmissione con i pedofili? Sì, quella in cui catturano i pedofili proprio. Che c'è, ah, ok. È bellissima, cioè, guardatela perché è bellissima. C'è una finta trentenne che gli fa, ah, c'ho la passera calda, sono tutta bagnata, cosa vuoi fare? Ma potrei inserirti il mio pene nella tua vagina, che ne dici? Ma dove? Ma dove? La trasmissione... Fanno sì, la trasmissione col rosso. Sì, si chiama Autocaccia Predator. Esatto. Guardatelo, la danno la sera tardi su Class TV, MSNBC, mi sembra si chiami, qualcosa del genere. E fanno praticamente sti finti adescamenti, poi quello va lì, cosa vuoi... Cioè, entrano dentro casa delle finte tredicenne e gli fa... Cosa vuoi fare? Non lo so.
dentro la sua macchina abbiamo trovato 40 preservativi, due mazze da baseball e 8 dildi di 40 centimetri. Ah, madonna, cosa voleva fare? Cioè, ovviamente tutto fomentato dalla tipa. Questa qui, vabbè, era limited di Sensoro. Andrea, dai, tu che... Comunque in tutto questo, secondo me, la colpa più grossa ce l'ha l'amica cicciona, che ovviamente ha fomentato tutto il coso, perché cioè, a lei il cazzo non glielo promette nessuno, e quindi gelosa, offesa. Andrea, tu che ne pensi? Tu che sei un difensore dei diritti femminili. No, io invece mi trovo d'accordo con te, dai. Mi sembra un po' una cosa da bigotti, dai. Se non fai una storia così lunga, se non ti sta bene lo mandi a fanculo, via. Più che bigotti, ma neanche il fatto di mandarlo a fanculo, perché ci sta. È una storia da cavalieri bianchi dell'internet. Fascismo. Come dice Bruno, cioè non è una cosa che è successa, per dire, sarebbe diverso se uno di persona, magari anche con aria minacciosa, dice: ah, ti voglio mettere il cazzo. Quindi magari sono d'accordo che uno un po' si inquieta, però su Facebook se uno lo mandi tranquillamente a fanculo. Sì, ma infatti, poi blocchi l'account e poi via. Sì, cioè, questo aveva scritto: te lo voglio buttare il culo, e ci ha messo un faccino, sai, che magari non era così serio come diceva. No, ma più che altro... Sì, ma io consiglio a chi ci ascolta... Che consiglio? Consiglio a chi ci ascolta di andarla a leggere la conversazione e di decidere per sé, perché quando se ne parla sembra molto più grosso ciò che è successo. Quando vai a leggere è chiaro proprio, leggetela, è chiaro proprio che non è neanche così esagerato, i normali deliri di qualcuno che magari è in brutto periodo, è un po' ubriaco, ha bevuto, diciamo, oltre il limite consentito e... Non ragiona bene. Quando lo vai a leggere, poi vedi che lui in realtà, non, come diceva Mirko, non era manco, cioè non era minaccioso proprio con queste cose. Era, diciamo, che nella sua condizione mentale a quel momento gli sembrava l'idea migliore per flirtare e dire quelle cose. No, comunque quello che stavo dicendo è che sì, si è andata a leggere la conversazione, si vede che è un approccio proprio sfigato al 1000%, ma ripeto, ci sta pure che una, non è tanto il fatto di dire chiudere la conversazione, perché ci sta che magari uno è in imbarazzo e magari si fa pure veramente il discorso, questo è il capo di un sito grosso, non lo voglio, diciamo, irritare. Semplicemente, secondo me, la reazione è stata sproporzionata rispetto al danno, perché comunque sarebbe stata una cosa magari da chiarire, o almeno da provare a chiarire in privato, e poi se proprio lui si vedeva, perché lui evidentemente uno che si è preso là in quel momento, là magari c'aveva il cazzo in mano, stava rapato, stava scrivendo così, tanto kudos a lui che riesce a scrivere quelle cose con una mano, insomma. Sì, no, sbatteva il cazzo sulla tastiera. E quindi così è un pezzo di Auto Basic. E quindi, insomma, però c'è tutta la questione. Scusa, Brumai. No, dicevo, e quindi, insomma, mi sembra che sia stata una reazione altamente esagerata. Poi, tra l'altro, in tutto ciò mi sono messo pure a discutere di sta cosa con Rami Ismail, che sarebbe quello di Vlambeer. E non so se ci avete presente quello musulmano che scriveva: ah, finalmente bisogna questi qua, bisogna. E molta gente, alcuni gli scrivevano: ah sì, hai ragione Rami, questi bisogna punirli, basta con queste molestie alle donne, noi donne subiamo tantissimo. Un musulmano. E addirittura sì. Sì, che c'è anche che loro hanno un comportamento nel momento in cui un musulmano critica il tuo trattamento verso le donne, hai cancellato, diciamo. Le trattano come nonna mia trattava i comodini. Come tua nonna trattava? I comodini, coi cesti, coi centrini in testa. Anche peggio. I centrini in testa. Arriva dopo qualche minuto. Ah, Scoreggino Filippino scrive: voi siete fuori, se uno è arrapato se ne va su YouPorn, non va a molestare le ragazze su internet. Scoreggino, ma molestare, ripeto, non lo fate. Però, cioè, fare l'analisi in base alla propria morale è un po' azzardato, perché alla fine già da Taranto, per dire, a Trieste la morale cambia parecchio, quindi pensa da l'Italia a lì
quel posto in America? Tutti no, e due in America. Ripeto, so. Simone, ma il fatto che non si faccia, che lui comunque sia stato imbarazzante sia per se stesso che per lei, è fuori discussione. Ma cioè, queste cose prima di farle, aspettate che una femmina vi manda almeno una foto in mutande, allora forse potete incominciare a fare questo tipo di approccio. No, prima, ma io cioè, non stiamo dicendo che ha fatto una cosa buona lui, ma che non ha fatto il grande crimine, okay, che l'internet vuole affibbiare. Allora, l'internet, togliamolo, guardandolo oggettivamente così. Io non parlo di lui, io parlo di lei. Cioè, la morale di lei è una morale fatta in una certa maniera. Se lei si è sentita in qualche maniera infastidita, tocca vedere se è stata un'amica che ha pushato, insomma, che ha spinto per, se è stato un parente, se è stato lei che ci ha ripensato. Non la facciamo troppo facile. Poi che le cose si crea l'effetto del sassolino nello stagno, quando nell'internet, quando dici una cosa viene amplificata sempre di più, o quando, sia quando la ricevi che quando la fai, ha una eco diversa dalla realtà e anche un'interpretazione diversa dalla realtà, è un altro paio di maniche. Però che effettivamente una persona si possa sentire in qualche maniera molestata, con mille virgolette, ci può stare, specialmente in un paese anglosassone, però... dove c'è proprio un diverso approccio con, a parte l'altro sesso, proprio c'è un diverso modo di approcciarsi, cioè determinate cose. Noi saremmo un caso, ma noi, vabbè, faccio esempio, ma noi saremmo un caso nazionale in America, o almeno di paese, cioè se stessimo in uno stato americano con un podcast del genere, ci avrebbero trattato da appestati tutti. Qua, insomma. Simone, però la differenza è che è d'accordo che uno si sente anche disturbato, però non è che perché io mi sento che quello, il vicino mi vuole ammazzare, lui ha commesso tentato omicidio. L'approccio oggettivamente era un approccio da sfigato, ubriaco, che cercava di flirtare nel modo in cui al momento gli sembrava appropriato nella sua estasi. Ma io l'ho capito. Dai, però l'ho capito. Non, di nuovo, non è una cosa giusta, sono d'accordo con te e concordo che magari uno si può sentire minacciato, perché uno si può sentire minacciato da qualsiasi cosa, però in generale il punto non è tanto la reazione eccessiva, il punto è la reazione eccessiva, perché quello è l'argomento, perché queste cose non è neanche i paesi anglosassoni. Di nuovo, io ti dico, ho sentito di gente che nei momenti ubriachi ha detto molto molto di peggio e non è mai stato fatto un secondo, volevo un attimo. Poi io aspetto un secondo, però. Io quello che sarebbe importante, di quello che manca un po' in free playing, è avere qualcuno del gentil sesso che magari dica dal suo punto di vista come gli sembra questo. Perché ammetto che noi possiamo parlare, ma alla fine noi siamo maschi col pene e noi non ce ne fanno queste minacce. Bravo, è quello. E chi. Cari amiche che ci ascoltate, che sappiamo che siete numerose, venite a trovarci, che vogliamo la vostra opinione. Io potrei fare la voce così, però col mal di gola no. No, Davide, lasciamo perdere. Ma... No, comunque volevo dire che alla fine... Noi non ci casca nessuno, Davide! Io c'ho un'amica... No, volevo dire solo una cosa. C'ho un amico che è un'amica che però... We will... Volevo dire solo una cosa, che comunque alla fine lui, per tutta sta cosa... ha dovuto lasciare quel sito, che alla fine era anche il suo lavoro, l'aveva fondato, oltre che lui l'ha lasciato pure il cofondatore, perché si è sentito pure lui in imbarazzo. Tra l'altro proprio il giorno prima aveva scritto tipo un post contro il sessismo e il giorno dopo è successa sta storia, e ovviamente tutti quelli che lavorano a sto sito pure loro sono finiti nell'occhio del ciclone. Quindi è stata una cosa come se uno magari uno va da una ragazza, magari gli tocca il culo e la ragazza lo prende, lo appende a un albero, gli fa tirare le pietre da tutta la piazza. Certo, toccare il culo non si fa, però la reazione, come dicevamo prima, è stata, addirittura, ripeto, mi sono messo a parlare con Rami Ismail, che lui è un musulmano però moderato, e lui diceva, hanno fatto bene perché quello deve imparare, queste molestie sono delle violenze. E c'era anche qualcuno, tra l'altro quasi tutti europei, perché queste cose sono... In America che hanno sti pruriti, che proprio non riescono a trovare una conciliazione, una via di mezzo. Per loro o tutto bianco o tutto nero. Diciamo che il problema in America in realtà è che se segui le notizie di lì,
è un po' una reazione al fatto che ci siano, diciamo, i repubblicani che sono abbastanza terribili per qualsiasi Ragazzi. argomento riguardi le femmine, il diverso, il gay e il nero. Quindi diciamo che è un po' una reazione all'assolutismo che c'è dall'altro lato. In America non è giusto perché nessuno dei due estremi è giusto, però Una è reazione. capibile. Sì, però considerate che cioè, non è solo sì in America, ok, ma considera anche Nord Europa e stanno col femminismo, stanno molto cioè solo un discorso di dire è esagerato, da quello che ho capito poi, da quello che racconta Ferruccio, da quello che sento da altri amici che ci sono Ma stati e tutto, dicono che il solo parlare come stiamo parlando noi può essere considerato sessista, certo, cioè, è un estremo, effettivamente è uno estremo. Secondo me però non potremo mai metterci nei panni di una persona che riceve una cosa del genere o comunque di una donna. E poi, se vogliamo, ognuno dice l'opinione, sì, no, cioè, siamo ma liberissimi, però dire che è esagerato non tocca vedere in che misura, tocca vedere come, tocca vedere. guarda, Simone, ti interrompo un secondo così finisco anche, finisco la storia, perché poi lei è stata intervistata oggi da Kotaku e raccontava che insomma per le donne nell'industria è una continuazione perché devi stare sempre attenta perché tutti ci provano con te, poi ha raccontato degli episodi che magari durante le convention c'era uno ha detto che l'aveva cominciato ad abbracciare in una maniera molto sensuale, lei non poteva dire niente perché se dici qualcosa poi sei quella che rovina l'atmosfera. Un'altra sua amica che se l'era portata appresso per farla parlare con un producer, poi il producer le ha detto: "Ah, vieni da me che ti faccio un'intervista in camera Che mia". cazzo è questa, Katy Perry? Boh. E quindi, insomma, effettivamente questa è una reazione a tante piccole gocce che poi fanno traboccare il vaso, però come capita spesso in questi casi, fai passare magari tante cose peggiori e poi capita lo sfigato di turno che magari ti dice una parola di più proprio in quel momento e gli riversi contro tutto quello che magari avresti dovuto riversare contro, perché alla fine poi hanno intervistato anche altre donne che dicevano: "Ah sì, c'era uno Ma che..." il nome di questa si sa, No, non no? si sa perché ovviamente è voluta rimanere anonima. E quindi, insomma, secondo me è stato lui proprio super sfigato che gli è capitato di scontarle tutte per conto di tutti quanti, perché comunque. Punirne uno per educarne 100. Esatto, però magari sarebbero stati ad educare gli altri, però alla fine, boh. Secondo me, ripeto, io. Considerando che comunque questo qua c'aveva i suoi problemi, ma poi non vai a rovinare la vita di una persona, sai, può essere tutto quello che vuoi, però manca proprio una cosa, un equilibrio, anche nella reazione. È come quando, che ne so, quando si litiga, che c'è quello che magari nella foga ti dà lo spintone, tu no, magari gli rispondi con un altro spintone, ma se uno ti dà uno spintone e tu gli cavi gli occhi. Vabbè, ricontinuiamo a dire. Sì. Vabbò, non lo so, Andrea, tu c'hai qualcosa di che ti sento incazzato, tu che sei femminista. Io sono molto femminista, sono anche molto incazzato. Comunque, secondo me ha ragione lui. Punto. Ah, Fine. proprio ha ragione lui. Esatto. Lei gliela doveva dare e basta. Va bene, E di grande, corsa, via, vai ecco. col femminismo, Simone. No, secondo me io rimango lì, cioè per me, non lo so, si fa molti problemi, cioè manda a fanculo, fai le cazze che ti pare, però mi sembra molto esagerato. Cioè. Un conto se ti vengo a casa tua e ti salto addosso, ti strappo le mutande o provo a stuprarti, va bene, ma due messaggi nell'internet non credo che siano questa cosa così. E quindi, comunque, cari amici, ripeto, se dovete, Oh, poi ci sta pure un'altra cosa, scusa, l'ultima. Ci sta pure che magari lei si è rotta il cazzo perché effettivamente le cose che sono successe precedentemente raccontate a Kotaku, cioè, ci può stare anche quello, eh. Cioè, sì, la ma goccia è stato. per parlare di una cosa mia personale, a me mi capitò una volta, tanti anni fa, in chat c'era ancora il CQ, quindi Per pensate, parlare di una quindi. cosa mia personale, io sono morto e sono molto triste in questo gioco. Che gioco è, Davide? Titan Attack. Ah, è quello della Lutum Terra. No, è dei Puppy Games di qualche anno fa. Comunque ho trovato il nome di lei, mi sa. Kotaku la Vediamo se. chiamavano Alicia Mercer, però è uno pseudonimo. No, no. Ma Si boh, chiama comunque, la. mo Ok. non lo diciamo perché sennò. Vabbè, vai. Come Ci perché? sono Fino a sentiti mo a stai noi. dicendo. Vabbè, non sta a sentire noi, però. Proteggiamo la pra. Ce lo diciamo dopo in privato.
va bene. Noi e i nostri ascoltatori. Proteggiamo le diretta. Nostre fonti come veri giornalisti. Esatto. E no, quello che volevo dire, a me per esempio è capitato una volta quando ero più giovane, c'era ancora il CQ, quindi i primi anni 80, che mi contattò una ragazza serba e mi fece ciao, fa italiano, chiedimi scusa delle bombe che ci avete buttato. E te hai risposto succhiami il cazzo. No, io ho detto la tua magia. No, io sono gentleman, l'ho risposto ma guarda che qua colà così colà, però effettivamente quando una persona sta carica sta però secondo me se fosse capitato a uno di quelle tante anime belle che fanno i pacifisti eccetera eccetera si sarebbe incazzato al posto mio, e allo stesso modo credo che se capitasse a una di quelle anime belle che adesso stanno facendo tutti il sessismo va combattuto secondo me non credo che, e comunque no, non l'ho capito sto ragionamento, no, secondo me quelli che adesso stanno tutti incazzatissimi che dicono bisogna combattere il sessismo secondo me se capitasse in una situazione del genere loro, che magari per un commento un po' più spinto vanno a finire su Kotaku e finiscono smerdati in tutto il mondo, magari non sarebbero più così, diciamo, assolutisti nel dire che va punito severamente qualsiasi cosa, ma anche il fatto poi di mettere sullo stesso piano il commentino su Facebook con la molestia fisica, No, ma infatti, secondo me si va anche a... Vabbè, basta discutere, però si va anche a diminuire poi il peso delle vere molestie, che sono un problema vero. Io consiglio The Invisible War, che è un... credo che si chiami The Invisible War, che è un film sulle molestie sessuali nell'esercito americano, che fa capire che non, il vero problema non è di sicuro il messaggio su Facebook. Sono le donne puttane che c'hanno mantolino. Però no, davvero, guardatevi The Invisible War, che poi è di Kirby Dick, che è un documentarista bravissimo, a me piace un casino, lo mette in culo 3-4 volte a quel coglione di Michael Moore, giusto per farmi qualche nemico come Simone. Direi che si può cambiare argomento a questo punto, perché qualcosa di più allegro ce l'abbiamo, no Bru? No, nel frattempo c'è Alaska che sta rispondendo alle provocazioni di Kinoz, ma qua stasera proprio... E Bruno già... c'ho 10.000... c'è una mano sul mouse e basta. No, ho già aperto la cosa privata con Kinoz, gli ho scritto I kiss your vagina, però lui non mi sta rispondendo... Kinoz, mi raccomando, non mettere le robe su Kotaku, che siamo amici, insomma. E niente, a parte questo, Mirko, tu che dici, tu che sei sessista? No, cioè, secondo me, quello che mi dispiace a volte è la dimensione che c'è, che noi leggiamo delle parti che, a parte che molte volte sono unilaterali, cioè questo ha schierato, lui ha dovuto rispondere, eccetera. Però sarebbe meglio che certe questioni da un certo punto di vista rimanessero tra virgolette nel privato. Se poi lei si è sentita così offesa, molestata, masturbata, eccetera, probabilmente è meglio che si rivolga alla polizia piuttosto che sta pseudo giustizia privata in cui io adesso ti sputtano davanti a tutto il mondo, che è proprio buono. Non la capisco, guarda. Poi magari la gente... Ma in realtà, cioè, ma non ho capito... una domanda proprio sulla notizia in sé che Bruno mi saprà rispondere, ma a Kotaku gliel'ha mandata lei spronata dall'amica o proprio l'amica senza che lei sapesse niente? No, mi sa che Kotaku ha beccato la storia magari a partire dalle scuse di lui, perché lui ha scritto le scuse sul suo blog e poi Kotaku ha beccato la storia. Sì, però ma chi è il primo che ha pubblicato? Allora... l'amica ha postato prima la conversazione, però con tutto oscurato. Ma dove? Su Twitter, come immagine. Okay. No, poi... mi mancava solo, sì. Okay. Mi mancava solo un pezzo dell'immagine. Okay. Vabbè, comunque io direi di passare avanti, se non c'è nessuno che vuole aggiungere qualcosa di sessista, sessuale. Culo! Sì. Mirko, ma te a lui mentre stavo ubriaco per diciamo curarsi un po' con 6 ore sul Fiat
No, scusa, non ho capito. Dai. Per curarsi un po' quando stava ubriaco, stava triste, cosa avresti consigliato? Ve lo dico alla fine, il consiglio. Il consiglio del tempo. Per tutti i vostri mali, ragazzi, funziona, testato. Infatti, e sono d'accordo con Mirko. E niente, anche... Vi ricordiamo che questa chat mi sa che farò tipo un messaggio sul forum dove raccoglierò tutte le GIF che sono passate da sta chat, perché non si può non celebrare tanta abbondanza, tanta bontà. E niente, ultima notizia per oggi, king.com, che in realtà si chiama King, che ha sclerato con il trademark perché ha registrato la parola Candy come trademark, perché loro sono quelli di Candy Crush Saga, e ha cominciato a, insomma, mandare delle lettere di cease and desist a vari sviluppatori, piccoli sviluppatori, in particolare e in particolare a uno sviluppatore, credo che sia coreano o cinese, Benjamin Su, che aveva fatto un gioco che si chiamava Candy Slots, e gli ha detto: guarda Benjamin, noi abbiamo registrato il trademark Candy e tu stai usando Candy Slots, devi cambiare nome. E lui all'inizio non lo voleva fare, poi l'ha fatto, insomma, poi è scoppiato lo shitstorm su internet, perché tutti quanti: ah, come si permettono questi di registrare questa qua, di andare contro i piccoli sviluppatori. E infatti sono stati un paio di sviluppatori indie che hanno organizzato la Candy Jam, dove invitano tutti quanti a fare dei giochi che abbiano la parola Candy nel titolo. Se non che dopo si è scoperto nello shitstorm, è saltato fuori che King.com ha anche registrato la parola Saga, perché loro fanno tutti i giochi Pet Rescue Saga, Candy Crush Saga, eccetera eccetera, ha registrato anche la parola Saga e è andato a rompere i coglioni a The Banner Saga. Una chiarificazione, perché... Non l'ho capito dagli articoli, purtroppo non ho letto il tuo, ho letto un paio di articoli stranieri e non chiarificavano questo, quindi magari tu lo sai. Ma hanno la parola l'hanno registrata per sé? Hanno registrato Candy Saga come un nome intero? O semplicemente hanno mandato Desist and Desist? Perché in teoria, credo secondo la legge americana, non puoi registrare una parola semplice come Candy o come Saga. Invece infatti sì. Mi ricordo l'evento che successe con... The Elder Scrolls e Scrolls, il gioco di Notch, in cui Bethesda non è che aveva... c'è un terremoto intanto a casa di qualcuno. Scusa, non ho spento. Dove Bethesda non aveva registrato la parola Scrolls di per sé, ma aveva citato semplicemente Notch in giudizio, dicendo: è troppo, il nome è troppo simile al nostro gioco. Oddio, forse ve lo sto ricordando in modo completamente sbagliato l'evento, però in teoria non dovrebbe essere possibile registrare la parola in sé, ma comunque è possibile citare in giudizio qualcuno che ha un nome troppo simile al tuo senza registrare. Quindi la mia domanda, è che forse tu lo sai, è se hanno davvero registrato la parola, infatti, o se hanno registrato Candy Saga come nome intero, o se è semplicemente una citazione in giudizio per una similitudine col nome. Allora, per andare più nel dettaglio, la parola Candy l'hanno registrata, hanno avviato la registrazione, però al momento ci sono ancora 30 giorni per opporsi, che se tu ti tieni che ci sia da opporsi alla registrazione, puoi farlo. In teoria, se nessuno si oppone, in 30 giorni ce l'avranno registrato come marchio, come trademark. E quindi, insomma... Sì, io so però che ce l'avranno registrata, però solo nell'ambito dell'intrattenimento. Ah, sì, sì, questo è un passaggio che avevo saltato, perché in realtà si possono registrare delle parole singole, però in determinati ambiti. L'esempio che hanno fatto è quello di Apple, che non è che ti va a dire che non puoi usare la parola Apple da nessuna parte, però se ti fai un computer e lo chiami Apples, per dire, un po' ti metti in una che fu la cosa che li salvò rispetto alla Apple Records, soltanto che il problema nacque dopo, quando, perché nell'accordo che fecero c'era scritto: non useremo mai il marchio per strumenti musicali o inerenti alla musica, e con l'iPod ci furono problemi. Ah, sì? Perché, sì, ci fu un problema, perché la Apple Record dei Beatles, cioè non è che era il Free Playing, all'inizio segnalò questa cosa, e però, insomma, finché non si occuparono dello stesso
così dice, ambito merceologico, insomma, potevano farlo. Dall'iPod in poi ci fu qualche problema. E insomma, niente, comunque, questo fatto che hanno registrato Candy, la parola Candy, si sono messi contro sto sviluppatore piccolino, che però onestamente era un po' indifendibile, perché aveva fatto il tipico gioco Candy Slots per insomma sfruttare la notorietà di Candy Saga per apparire prima nelle ricerche, poi era una slot machine di merda, e quindi non è che ci fosse tanto da difendere là, anche se comunque sono partiti i vari e se la vedono con gli sviluppatori piccoli, però King.com giustamente ha detto: guardate che a noi ci sono un sacco di cloni che cercano di sfruttare la nostra notorietà, in effetti se andate a fare una ricerca su App Store con Candy troverete un sacco di Candy Slot, Candy questo, Candy quello, Candy tutte cose che sono tutte il solito giochetto che si fa, no, per apparire nelle ricerche, e da sto punto di vista è anche lecito. Se non che poi hanno registrato anche, è saltato fuori che avevano registrato anche il marchio Saga, in realtà pure quello hanno avviato la registrazione, però poi è stata sospesa, però comunque insomma c'hanno una procedura in corso, e nel frattempo hanno, oddio, non so se c'hanno in corso o se è registrato, comunque il succo è che nel frattempo sono andato a rompere i coglioni a quelli di The Banner Saga, che è l'RPG strategico di... Chiaro clone di Candy Crush Saga, oltretutto. Esatto. E gli sono andati a rompere i coglioni, e a quel punto l'internet rage si è scatenata ancora di più, perché... E loro però hanno detto, no, noi facciamo così perché se non facciamo causa poi possiamo venire accusati di negligenza, che è un po' la cosa che disse Bethesda a proposito di Scrolls, che se non ti fanno causa, se non ti... mandano avvisi e cose, poi quando è il momento di difendersi puoi essere accusato di essere uno che non difende il suo marchio perché non l'hai difeso contro Tizio e Caio e cose così. E quindi che è successo poi? Questo già l'ha messo in una posizione più difficile, King.com, e il colpo di grazia è arrivato un paio di giorni fa, che si è scoperto, è uscita fuori la storia di uno sviluppatore che aveva fatto un clone di Pac-Man, o comunque un gioco che ci assomigliava, era tipo un Pac-Man senza labirinto, e l'aveva proposto a King.com, solo che poi alla fine le cose non erano andate bene e la si è rivolto a Kim.com e infatti dopo sono andati a pubblicarlo su un altro sito, su Mega. Sì. E nel frattempo però King.com King.com ha assunto un altro sviluppatore, gli ha detto: guardate, voi dovete copiare subito sto gioco, lo dovete far uscire subito, e così hanno fatto, e hanno fatto uscire un gioco identico a quello che insomma avevano perso, con il nome di Pack Avoid, giusto per farlo, per far risaltare ancora di più la vicinanza a Pac-Man. E sta storia è successa diversi anni fa, solo che lo sviluppatore l'ha tirata fuori adesso alla luce di tutta sto shitstorm, e ovviamente sta cosa ha messo, perché già c'era chi diceva: ah, ma quelli vanno a rompere i coglioni, quando sono loro i primi che hanno copiato Bejeweled con Candy Crush Saga, e quindi alla fine King.com ha rimosso questo gioco, questo clone. E niente di meno, è finita che il CEO di King.com ha scritto una lettera aperta in cui si è scusato, ha detto: Pack Avoid non sarebbe mai dovuto uscire, noi però comunque siamo persone che rispettano le IP, noi non vogliamo dare fastidio a The Banner Saga, però il nostro atto è dovuto, e per il resto difendiamo la nostra IP. Nel frattempo The Banner Saga pure ha preso coraggio, ha detto: no, non ce ne frega un cazzo, noi faremo altri giochi con nome Saga. Che poi tra l'altro King.com non è che ha detto che non li potevano fare, hanno detto semplicemente che gli devono rompere il cazzo, quindi non riusciranno probabilmente a registrare il trademark The Banner Saga, se King ha ragione. E comunque tra l'altro questo CEO, che c'è il colpo di scena, il CEO di King.com si chiama Riccardo Zacconi ed è italiano, è nato a Roma, è cresciuto a Roma, poi si è trasferito in Germania. Questi italiani che rubano le cose. No, però io li informerei a quelli di King.com che esiste una famosa saga di RPG giapponesi di Square Enix che si chiama proprio Saga, parola singola Saga, e ci fanno man bassa se citano Square Enix in giudizio.
perché sono tutti bravi a prendersela col progetto kickstartato. Vediamo che succede se mandano i loro legali a Square Enix. Sì, diciamo che comunque da quello che ho letto, adesso non mi ricordo i dettagli, però King.com aveva fatto causa anche ad altri giochi, anche per mi sa anche qualche gioco giapponese che c'era Saga nel nome o Candy nel nome, ma non mi ricordo. Comunque hanno fatto causa a Candy Candy. Quella è la battuta che è stata fatta, la prima battuta da tutto il mondo, Candy Candy. Comunque quello che volevo dire è che in questa situazione, secondo me, è uscita fuori un po' la solita cosa dei giochi indie, che le multinazionali di merda che vogliono fare, che secondo me è un po', a me onestamente un po' scoccia come atteggiamento, perché comunque il fatto che gli app store sono pieni di cloni che per fare due soldi ti clonano il nome, e poi sono gli stessi sviluppatori indie che quando gli capita a loro che arriva il cinese che gli clona il gioco dalla testa ai piedi, giustamente si lamentano che non sono protetti, e queste leggi sul trademark saranno sbagliate, saranno quello che vuoi, però servono proprio per proteggere, poi ma sicuramente sono da riformare, sono da... però buttarsi così proprio a testa bassa contro la grande multinazionale cattiva, secondo me è vero poi che i cambiamenti si ottengono sempre quando si va incazzati e non è mai quando si va ragionevoli ad affrontare un problema, però non lo so, adesso che magari passerà, si calmerà un po' il polverone, sarà forse il momento di... perché poi alla fine in tutto ciò c'è anche il ruolo di Apple, perché Apple con l'App Store fa passare tutti i vari clonazzi, li fa passare, perché comunque lei si becca sempre la percentuale, il 30%, e interviene soltanto quando arriva quello che effettivamente le può dare noia, perché ha registrato il trademark, e quindi, oppure c'è il potere economico per far valere i propri diritti. Quindi bisognerebbe andare a riformare Apple, a riformare Google. Perché questa cosa? In che senso? La legge deve tutelare, se tu fai un nome, le parole, non è che ti può comprare parole, quelle ovviamente tipo Candy o Saga, o, cioè non è che stai... No, ma se Apple... È la legge che deve tutelare, che c'entra Apple? Se Apple avesse delle regole a tutela degli sviluppatori per far sì che il proprio store non fosse invaso da cloni, non appena che esce un successo subito appaiono tutti i cloni, o comunque se desse retta uno sviluppatore qualunque che gli dice guarda questo gioco mi ha clonato, ti dimostro che così cos'ha, magari lo sviluppatore non avrebbe bisogno di andarsi a registrare il trademark. Ma se lo devi registrare lo sviluppatore, come in tutte le imprese te lo devi registrare se vuoi essere tutelato, non è che lo deve fare chi... Il problema, Simone, è che a livello videoludico cioè fanculo scusate, a livello videoludico non c'è ancora un chiaro limite sulla copia di elementi ludici, quindi se te fai un gioco uguale a Candy Crush Saga proprio con lo stesso gameplay e cambi magari solo gli sprite, cambi la grafica, l'unica cosa che cambi, non c'è una chiara linea legale. Sì. Che ti permette di citarli a giudizio nel cinema, puoi citarli sulla sceneggiatura. Sì, ma non è che tu, se il cinema i film sono uguali, vai dalla cassiera e dici oh, quel film è uguale a un altro. No, sì, è quello che sto dicendo. Sì. Simone, sicuramente non è la responsabilità precisa di Apple, però diciamo che Apple su ste cose, a seconda di come gli conviene, o chiude un occhio, oppure perché poi alla fine La lettera di cease and desist allo sviluppatore di Candy Slot è arrivata da Apple, perché King è andato da Apple e ha detto guarda io ho sto trademark. Ma perché c'è per legge, devi fare quello, e Apple si muove per legge. Apple chiuse anche Sports Illustrated e lo mise come porno, lo fece mettere cose porno. Perché? Perché ci fu una... E c'hanno i soldi per gli Sports Illustrated, non è che non ce l'hanno, però gli hanno ristretto il campo dai 18 in su, e invece quella era una roba dai 18 in giù. Perché? Perché poi per legge, perché là le leggi funzionano, no, come da noi, devi fare così. Allora Apple poi si muove. Ma tu pensa a dare retta a qualsiasi persona che dice che qualcuno gli ha clonato il gioco, deve fare Apple, che c'entra Apple? Sì, ma poi alla fine, ripeto, a lei non interessa, perché comunque lei comunque ci fa i soldi dappertutto, e quindi non ha l'interesse di mettere
di spendere soldi per niente. Stare a... Ma non c'entra niente fino a un certo punto di... Fino a... È come se tu vai dal supermercato e ti lamenti che una cosa non funziona, non è buona. Che, cioè, o è scaduta, e allora è un conto, se non è, se è che c'è stato zucchero. Se c'è scritto che c'è stato zucchero, c'è lo zucchero. Non è mica il supermercato. No, ma io per una volta sono d'accordo con Simone, perché... non, se la legge non dice altrimenti, non, una compagnia non ha, Bruno, le multinazionali, e questa non è una critica, ma una multinazionale non lavora per morale, lavora per soldi. Nel momento in cui la legge ti dice, sì, chi lo sa, va bene, ma anche no, te, se ti frutta soldi, è più che normale che non è che lo rimuovi perché sì. Oltretutto non vedo un sistema più efficace che far passare tutte le accuse di plagio eccetera eccetera da vie legali priva, perché costerebbe un po' attuare tutta un'intera divisione che va lì a controllare ogni richiesta se il gioco è copiato o no. Costerebbe tanto, anche nell'ottica che questo è un lavoro che è affidato alla legge. Nel momento in cui la legge gli dice sì, legalmente questo gioco è copiato, eccetera, eccetera, e poi in quel momento agisce, non è per difendere Apple come magari fa Simone che gioca il gioco dell'Apple maniaco, ma le corporazioni funzionano così, e non è non è una cosa morale, le corporazioni sono immorali, no, ma semplicemente non ce n'è motivo nel momento in cui qualcosa ti frutta soldi e qualcosa non è illegale. Su questo sono d'accordo, però semplicemente dicevo che magari se Apple, perché comunque alla fine... Ma non vedo anche cosa possa fare, può andare a controllare ogni singolo gioco, è copiato, costerebbe un casino di manodopera. Lei, perché tu, come noi con i podcast, non è che Apple c'ha nei server niente. Ma guarda, non so se nelle cose di uso di Apple, degli sviluppatori, non ci sia comunque anche qualche clausola che vieta di clonare altri giochi. Questo mi pare... La clausola ci sarà, ma non è compito di Apple controllarlo, questo è una faccenda legale. Decidere, perché è un'area talmente, soprattutto in capo ai giochi, talmente nebbiosa che nel momento in cui è la corporazione che sceglie ci sarebbero miliardi di controversie che tra l'altro rientra nei software oltre che nei videogiochi, quindi sì, si allarga un altro campo ancora più grosso. Ripeto, nel caso, mettiamo che Apple ora si sveglia, Steve Jobs rinasce, dice miei fan, miei discepoli, sudditi, create una divisione per controllare il plagio, tutti i plagi di tutto l'App Store di tutto il mondo. Poi magari la divisione fa un errore, cita come plagio qualcosa che magari è simile ma non è completamente plagio, diciamo, si alza uno shitstorm pazzesco, perché in quel caso avrebbe fatto qualcosa che non è stato rafforzato da una decisione legale dietro, che è la cosa importante, e che è ambiguo. Di nuovo, in un campo così ambiguo, il fatto di avere una decisione legale dietro è ciò che ti para il culo, è ciò che ti dice sì, ok, c'è qualcuno di autorevole che ha detto sì, questo gioco è copiato. Nel caso lo facesse Apple, non mi immagino i shitstorm sui forum, finisce la libertà, ora sono le corporazioni a decidere queste cose. Vabbè. Non è fattibile proprio che Apple apra una divisione per controllare i plagi e non plagi. Vabbè, comunque a parte sto discorso di Apple adesso, che sennò qua continuiamo con Apple, che non è, dicevano in chat, che lo dici anche tu Davide, che comunque nei videogiochi è difficile dire chi clona cosa. È vero questo, però diciamo che quando c'è chi se ne approfitta, perché diceva pure Tagliaferri nei videogiocatori fighieri, alla fine se i videogiochi, se gli togli i cloni, le robe clonate, ne rimangono due. È vero, però c'è sicuramente chi se ne approfitta, perché se esce il gioco famoso che fa, se io esce Farmville e io chiamo il mio gioco Farm Town, che in realtà è stato poi il contrario, che è stato Farmville a copiare Farm Town. Oppure se esce, che ne so, Call of Duty e io chiamo il mio gioco Duty of Call, è evidente che io mi sto mettendo, magari le leggi non riescono a cogliere questi casi perché per come sono formulate poi vengono applicati, ma, e ripeto, secondo me ci dovrebbe essere un ripensamento di tutto il sistema, perché comunque è un sistema che si presta a molti abusi, è molto abusato, perché giustamente Apple non controlla perché non è dovere suo,
Chi magari c'è il copyright lo fa valere solamente se c'è i soldi, però poi per farlo valere devi andare a rompere i coglioni anche a chi non c'entra niente, perché altrimenti non... Ma nel momento in cui il tuo gioco ha talmente successo che qualcuno ti copia perché così fa soldi, si presuppone che tu un poco di in quel momento dove hai tutti questi soldi, si presuppone che tu sia almeno uno sviluppatore medio e tu abbia la possibilità di difenderti legalmente, perché il povero sviluppatore indie che fa il gioco per dire alla Global Game Jam e qualcuno gli copia il gioco della Global Game Jam, nessuno glielo copierà perché non c'è quel boost di visibilità o una supinta. Cioè, non è detto, e Davide. Comunque viene fatto appositamente e fa parte del gioco. Poi diciamo la questione. Sì, la questione. Nel mondo della musica è uguale, ci stanno un sacco di ghost. Scusa, finisci. Sì, va bene, Mondo della musica sì, uguale per di Coldplay che hanno fecero praticamente un album identico, che c'è tipo un pezzo identico a un pezzo di James Carellius, però. A parte questo, il fatto poi dello piccolo sviluppatore che andò da King.com e gli diede il gioco e loro glielo copiarono è un discorso completamente diverso, quello è stato davvero qualcosa di, tra virgolette, sbagliato che hanno fatto loro, è qualcosa di legalmente punibile nel caso ci siano le prove, e non c'entra niente con questo discorso, perché quella è proprio una direzione che hanno preso aziendalmente illegale, praticamente sbagliata, non è nell'area diciamo nebbiosa della ha fatto il clone, non ha fatto il clone, no, quello è proprio hanno rubato un prodotto che gli è stato presentato, non è assolutamente lo stesso discorso. Sì, ma comunque quello che cioè io sono messa così. Io sono d'accordo con Bruno, però c'è da pensare, secondo me è anche una cosa che in America, per dire, è molto diversa, il copyright è considerato in maniera diversa, e effettivamente chi riesce a dimostrare di avere l'idea non deve necessariamente avere né troppi mezzi, né... Magari non avrà i soldi che vuole, magari è, però in linea di massima... a dimostrare che il suo lavoro è un'altra tutela, quella che c'è in America, molto più forte di quella che può essere qua, per dire. Ma non è proprio una tutela, Simo. In realtà è che loro hanno bisogno di delle regolarizzazioni molto molto forti, schematiche, perché sennò non ci cavano le gambe proprio. Però a volte si arriva proprio a sti, cioè questi sono degli estremi in sto caso, in cui adesso questi si sono fissati che cominciano a registrare ogni parola che gli viene in mente, sai, comincia ad essere un gran casino, cioè. Sì, ma infatti su quello, perché poi diventano, grazie agli avvocati, grazie a gente un po' così, si riesce poi ad ottenere delle cose che non sono esistenti in natura. Non so se sapete che lo stavo sentendo, forse lo diceva, sì, lo stavano dicendo al Tentacolo Viola, che il frisbee non lo puoi dire perché è un trademark, e quello è un oggetto che tu devi trovare una parola per spiegarlo. Sì, perché infatti c'era Cieco che diceva che lui fa le traduzioni, dice io l'ho tradotto flying disc in inglese, ma in italiano flying disc non funziona, devo trovare un'altra parola, perché frisbee è un trademark. Come uno scivolo giallo è stato registrato, cioè tu non puoi fare uno scivolo e farlo giallo. Tu dici che cazzo dici? Comunque, scusa, interrompo, sì, no, per dare un dettaglio in più, dicono che si sono fissati sulla registrazione di tutti questi nomi perché King.com starebbe avendo anche dei problemi dal punto di vista azionario, perché vorrebbero insomma essere vorrebbero vedere le loro azioni salire, vorrebbero trovare compratori, investitori, però gli investitori sono scettici perché hanno paura che sia tipo un che abbiano soltanto quest'asso nella manica di Candy Crush Saga, e poi quando finirà Candy Crush Saga finirà anche il successo di King, un po' come è successo a Zynga, di paglia. Esatto. Beh, normalissimo. E quindi vogliono difendere questa proprietà intellettuale a tutti i costi, in modo che gli investitori siano più sicuri nell'investire, almeno questa è un'ipotesi che si era fatto qualcuno. Ma è chiaro che questi, cioè Bruno, almeno anch'io l'ho vista come una mossa disperata della serie, oh ragazzi, cerchiamo di attaccarci a ste cazzate, perché sono cazzate, perché fino adesso, come diceva Davide, cioè erano pieni di titoli con saga, cioè con appunto le parole saga nel titolo di giochi, e fino adesso non si era inculati nessuno, poi tutto è entrato, ragazzi, com'è?
cioè, boh, da proprio l'idea, almeno a me mi ha dato proprio l'impressione della monetizzazione, pure dai ragazzi, cerchiamo quest'ultima speranza prima di affondare, oppure nell'attesa ad averci l'idea nuova del nuovo titolo, proviamo ad attaccarci a sta cosa per fare 2 lire. Cioè. Ma queste sono in situazione, in un microcosmo, è la stessa situazione di Wii. Cioè, solo che la reazione è stata un po' diversa. Nintendo ha accettato più o meno la sconfitta, questi non l'accettano, cioè non lo potranno bissare quello che hanno fatto con Candy Crush. No, ma infatti devono cercare di mantenere, fare la curva e riscendere. Adesso non c'entra niente col discorso attuale, però c'è ragione, Simo, cioè è così, la gente, cioè molta gente, io vedo, perché conosco, cioè tipo il Rainbow, che era l'azienda che ha fatto le Winx, che ha fatto i miliardi tempo fa con le Winx, che io conosco gente che dentro ti dice che loro non riescono più a produrre niente perché ancora sono fissati che devono continuare con quel progetto lì, però non va più da 10 anni ormai come discorso. E qui è uguale, per queste ditte qui sono tutti nello stesso problema, cioè o sforni qualcosa di nuovo che funziona o prima o poi sei fottuto. Perché ma non c'è bisogno di fare, cioè l'importante secondo me è galleggiare, vivere, campare, poi magari ti torna un'altra cosa diversa di più. Invece c'è questo tipo di mentalità che è solo a salire, solo ma a crescere. Gli azionisti quello vogliono. Ma se tu sei un coglione che ti metti necessariamente in borsa perché cioè, in borsa uno si divide i buffi, se guadagni non va in borsa. E quindi questa è una regola che si dice, insomma, però tolto questo, che gli azionisti vogliano o non vogliano, trovi una soluzione, ma non è campando così che riesci a ottenere un successo, specialmente quando si tratta di una cosa, tra virgolette, delicata come stare a costruire una meccanica del gioco. Non è che stai, cioè, mo, parte la Apple, ma qualsiasi altra società, cioè, fai la cosa nuova, più figa, più è... Se hai fatto bene all'inizio, i giradischi Technics sono stati così, fammiamo proprio, sono stati i primi che erano fatti in una certa maniera col motore così, così, colà. Quando sono andati avanti, a parte che è scaduto il brevetto poi dopo, perché il brevetto è durato tipo non si sa quanti anni, quando è scaduto il brevetto del motore fatto al quarzo così, i Technics sono continuati ad andare perché era già il botto hanno fatto e quindi aggiornavano quello. E andavano avanti su quello, aggiornavano qualcosa di quello che si poteva aggiornare, ma fondamentalmente quello era il prodotto. È un'altra cosa. È inutile che tu provi a fare una cosa che non sai fare. Infatti, Technics provò a fare poi i lettori CD da utilizzare sempre in discoteche e non sono andati e hanno lasciato perdere, grazie al cielo. Hanno lasciato il passo a Pioneer che se li inventò e adesso i CD sono solo Pioneer. Se puoi usare. Per fare un esempio diverso da Apple, insomma. Però continuare una crescita così è impossibile da tutte le parti, specialmente in un ambito come appunto delicato come quello che lavorare sulla viralità, lavorare su un gameplay che prende, cioè non, come fai? E poi neanche, scusa e finisco, e tra l'altro quello di Candy Crush è chiaramente un gameplay copiato da Columns. Sì, da Bejeweled più che altro. Bejeweled, okay. E in effetti anche da Columns che è l'antenato. No, poi alla fine, come diceva Davide, quando si mette a parlare di cloni nel mondo dei videogiochi non esci più, e in effetti comunque Candy Crush ci aggiunge tanti di quei dettagli, anche a livello di monetizzazione, free to play, anche a livello proprio di robe psicologiche. Modello economico. Poi pensavo dicevi il modello economico. Modello economico, ma anche proprio a livello di dettagli che ti spingono a stare là a giocare, tutti i vari cosi di... Loro dietro quel gioco c'è uno studio proprio psicologico di tutti gli effetti che uno ha con un certo tipo di stimoli visivi, sonori. Io me ne sono reso conto per parlare di un altro gioco giocando a Fightback, che è un gioco che avevo consigliato tempo fa, che comunque c'ha proprio questi effetti sonori che quando prendi soldi c'è proprio sta cosa meccanica che fai il livello corto, poi ti danno i bonus, quando ti danno i bonus entro, pam, e dopo un certo punto ti abitui cerchi anche questa cosa, ti entri in testa, un po' come capita a quelli che giocano a videopoker, per intenderci. E questo è uno studio che ci hanno messo, che alla fine con Bejeweled c'entra e non c'entra, perché magari invece di Bejeweled potevano metterci
una meccanica alla Tetris o una meccanica alla Puzzle Bubble, però la cosa che fa Candy Crush non è la meccanica, la cosa che fa Candy Crush è tutto il contorno che c'è intorno, che magari non è neanche poi tanto eticamente sano, però è quello lì. Poi vabbè, lo so, Andrea, che chiedevano anche di te in chat prima, che fine hai fatto tu, che sei fan di Candy Crush e che sei dalla parte delle multinazionali, cosa ne dici? Io penso che sia più in effetti una cosa magari pubblicitaria, per magari cercare di ritirare su un po' il nome. Ultimamente facciamo questa battaglia legale assurda, perché è una cosa un po' a doppio taglio. Io posso capire che, cioè, possa essere giusto che tu metti il trademark su una parola, però se si inizia a fare così può essere veramente un delirio. Se si inizia a mettere trademark su tutte le parole che esistono, dove si finisce? E però mi piacerebbe anche, come dicevi tu, che un'azienda come Apple fosse, so che magari non è compito suo, però che desse una mano per questi giochi clonati, tutte queste cose qui, che un primo controllo potessero farlo anche loro. Però scusate, come si scusa, finisci. Cioè, nel senso che secondo me praticamente anche nel marasma dei milioni di giochi che si trovano su Android, su App Store e tutto, potrebbero dare anche una bella sfoltita in quel senso, perché però, se aspetti la battaglia legale... Però scusa, come si stabilizza poi? Perché ci deve essere un terzo fuori che decide, quando alla fine chiaramente deve decidere per pubblico? Nel senso, come si può trovare l'erede poi di Candy Crush se non così? Simone, ci deve essere una libertà. Magari lo puoi trovare, però non fa col mezzuccio di chiamarlo, invece di Candy Crush lo chiami Candy Smash. Cioè, lo trovi l'erede, però senza attaccarti a ste cose da... Anche da poveretto, secondo me, perché fai il gioco che si chiama Candy Slot. Ma infatti questa cosa è una stronzata, proprio perché chi fa questi cloni, mo io i numeri non li so, e sicuramente, ma se vai a vedere non c'è tanto, la gente cerca quello, cerca che poi prendi di strascico 10.000 download, ma questo è proprio chi, cioè chi lo fa proprio con un altro spirito, secondo me non è la stessa cosa, non lo so, poi io la sì, diatriba, è gente che lo fa per farsi due lire facili, così. Cioè, come l'Asylum che fa quei film, non è che ci fanno i soldi, cioè, è chiaramente diventa una parodia, perché tu te pensi che io credo che ci sia Titanic 2, oppure, cioè, so... No, l'Asylum l'ha fatto. Titanic te sottovaluti comunque l'intelligenza bassa degli americani. Sopravvaluto, forse. Sì, sopravvaluto. E quello concetto, allora, se tu lo fai perché di strascico prendi 10.000 download di gente che sbaglia e non lo sa, dell'anziano che se lo scarica e neanche gioca, però hai fatto il download, cioè quello è chiaro che non può essere così, che non è così. Io ne faccio, ripeto, ne faccio un discorso molto più terra-terra, molto più pragmatico. Apple non ha interesse nel controllare queste cose, comporterebbe costi assurdi e comporterebbe anche una botta dal punto di vista pubblico, perché nonostante uno possa dire ah sì, grande Apple che dai controlli, nel momento in cui succede davvero ci sarà il grido fermano la libertà e cazzate ma così. Se esce una legge che dice lo devi fare, Apple lo fa, quindi non è ma per l'appunto in America poi si fa, il fatto che Apple intervenga solo quando c'è un reclamo legale dietro. Google è anche peggio, scusate. Sì, quando c'è un reclamo legale dietro, è proprio un modo per pararsi culo a livello di PR, perché lo potrebbe pure fare Apple, che gli dicono ah, ma ha copiato il gioco, toglilo via, non c'è la legge dietro. Ma nel momento in cui lo fa e magari qualcosa non è quel che sembra, oppure semplicemente il pubblico non lo considera una copia totalmente spudorata, ci sono le rivoluzioni, ci sono la gente che grida oh Apple merda, blocca libertà. Nel momento in cui te c'è un reclamo legale dietro, Apple, nel caso ci sia qualcosa che il pubblico non percepisce in maniera giusta, può dire guardate, a noi ce l'ha detto lo Stato americano, il governo federale americano, noi abbiamo fatto come ci hanno detto, non c'entrava un cazzo. E quello è il punto, perché
te, noi ci lamentiamo di questo, ma ci lamentiamo di un'altra cosa, ma il pubblico, qualsiasi mossa, un'azienda soprattutto grossa come Apple e controversa come Apple, perché c'è chi la ama Apple, c'è chi la odia, qualsiasi azione prenderà, sia essa a controllare, sia essa a non controllare, non piacerà, non causerà controversie e causerà tante cose, quindi non è una mossa pratica per Apple. Aspetta, creare un sistema del genere. Via. Cioè, è indubbio che tanto non va mai bene niente a nessuno, quindi alla fine c'è i detrattori in ogni caso ci saranno sempre. Io dicevo solo, ovviamente, dico per primo che non è compito suo e non ha nessun interesse a farlo e non dico che lo deve fare, però mi piacerebbe, a me piacerebbe. Sarei d'accordo che lo facesse anche poi per sfoltire. Magari tu entri dentro l'App Store, i primi 20 giochi che ti trovi sono tutti 20 cloni dello stesso gioco e per cercare magari il giochino un po' più originale qualcosa devi andare a scartabellare, quando per dire 10 pagine di roba si potrebbero tagliare via perché è sempre lo stesso gioco. Sì, no, anche quello che dà fastidio secondo me, come dici te Andrea, che... per certe robe lo fa il controllo, dici no, il porno no, se c'è qualcosa di vagamente sessuale io non ce lo metto, però i colloni mettete tutta la merda che vi pare, chi cazzo se ne frega, basta che me li pagate. Cioè, perché per il porno probabilmente l'interesse del mercato dei bambini, perché se i genitori sanno che mette l'iPhone in mano e il bambino non trova l'app porno, allora... c'è il cliente in più, se no, cioè, è sempre una questione di soldi. Ragazzi, ma la gravità del clone la diamo noi che giochiamo, la gente non gli interessa un cazzo. È una spiegazione, sì, però non pure quello dice Mirko. Cioè, non è che il porno è effettivamente, tutti dicono non ci deve essere porno, deve essere considerato in questa maniera e trattato in così, perfetto. Non ce lo metto, ce lo metto. Una scelta aziendale, ok. Il fatto del clone non è la stessa sensibilità del porno, perché è la sensibilità che c'ha chi gioca. Non puoi dire perché ci sono i cloni. Siamo d'accordissimo su questo, però se tu fai un giro sull'App Store, io l'ho fatto l'altro giorno, proprio ti dico, ci sono delle porcherie, robe che proprio c'è da vergognarsi a farle mettere su, passano. Ok, ma invece ci sarà qualcuno che dice, a me non mi fanno passare il gioco, anche se è bruttino di grafica, però è molto bello, perché Apple è una stronza, perché cioè, non va bene mai a nessuno, a sto punto è meglio che ci sia una cosa ma Simone, che poi decida il mercato. No, ma sì, ma la mia vuole essere un'estremizzazione. Ho capito. Che se tu fai un controllo, uno si aspetta un minimo che il controllo sia su tutto e non solo su certe parti che ti fanno comodo. Poi è chiaro che quelli sono problemi nostri, perché che ci sono 50.000 cloni di Pac-Man, ragazzi, conviviamo da una vita, cioè dagli anni 80 che tu vai in sala giochi e c'è il Pac-Man che è Tarocco, non so se o Super Mario Tarocco dentro le console da 2 lire, cioè è una vita, è così, non è un problema, non è morto nessuno e si va avanti, per carità. Però io ti dico, alla fine se uno fa un discorso di integrità di una casa come può essere Apple in questo caso, cioè è proprio palese che quelli che sono gli interessi che predominano tutto il discorso, solo quello. E poi c'è anche questo discorso, che questa sovrabbondanza di cloni poi magari spinge verso il basso, verso l'oscurità, quel giochino che magari potrebbe essere la perla nascosta, che però rimane proprio seppellito in mezzo a 10.000 cloni che escono a getto continuo. E quindi, ripeto, non è un problema di Apple, però comunque dal punto di vista, cioè noi siamo videogiocatori, quindi per noi è una... non vai su Apple. È una cosa... Sì, no, non vado su Apple, però era giusto per dire anche sta cosa. Sì, sì. Poi, ripeto, concludo così, concludiamo questa cosa, a me la cosa che, anche perché Andrea se ne deve andare, giustamente, e sta cosa è più che altro, ripeto, era più che altro per mettere l'accento sul fatto che non è solamente la multinazionale cattiva che ti mette la parola, il trademark dappertutto, ma c'è anche dall'altro lato il problema della clonazione dei giochi, del fatto che la gente... un'altra multinazionale cattiva che invece dovrebbe controllare tutto. Sì, c'è un'ora di discorso per poi ridire all'ultima frase uguale. Vabbè, un cerchio che si conclude. No, dicevo che il problema dei cloni che comunque va tutelato in qualche modo, va risolto in qualche modo, magari non con il trademark, se proprio quella è la maniera cattiva, però in qualche modo va risolto, perché comunque danneggiano alla fine tutti quanti, perché
questa gente che per fare due soldi così a cazzo mette il gioco flash di Pac-Man sul sito, che magari se comprate il sito pacmanonline.com ci mette il clone di Pac-Man rubato da qualche parte, magari anche un gioco free che lo mette là, ci mette 50 banner e così la gente si fa i soldi. Se chissà, io mi chiedo veramente che giro di affari ci sia intorno a sto tipo di operazioni, perché comunque ne esistono un bordello di siti così, di app così, che sono robe da due soldi messe lì giusto per fare... non lo so, ma boh, comunque niente. Andrea, tu devi andare. Per la curiosità di Bruno, sto giocando uno shmup su Let's Play di Free Play, quindi... Multiplayer, attenzione, che grandi generi. No, dicevo, Andrea, tu... Come? No, dicevo, come? Attenzione multiplayer, che ci sono grandi generi. Esatto. Potete vedermi fare chiaramente schifo agli sparatutto. Se posso dire un'ultima cosa, farei, cioè, secondo me potrebbero essere direttamente le software house, nel senso a mettere i soldi e creare una divisione che lavori internamente in Apple, che controlla. Sì, no, infatti... Cioè, fare una congregazione. Un Kickstarter! Sì, esatto, fare un Kickstarter di software house. A volerne discutere di soluzioni ce ne sarebbero tante. Se Apple venisse responsabilizzata e gli si dicesse, guarda, che se tu Apple lasci... Apple per dire, perché anche Google e tutti Google, gli altri, sì, è proprio Apple per dire. E quindi, insomma, però, vedremo un po' come andrà a finire. Spero solamente che non finisca come al solito, che alla fine, passata la festa, passato il santo e rimane tutto come al solito, e poi alla prossima volta maledetto, no, tarallucci e vino, via. Vabbè, quindi Andrea, dici che domani ti sei alle 3 e un quarto, 4 e mezzo, 4 e mezzo, 4 e mezzo che vado. Sì. No, ho bisogno di andare a letto, perché assolutamente se no non arrivo a lavorare dentro le 5. Vi ringrazio, è stato bellissimo. Grazie a te per esserci. Grazie, buon proseguimento. Spara un laser pure per noi domani. Esatto. Ma tu puoi fare poi... tipo prendi un pezzo di ferro, ci fai la scritta free playing con l'altro. Sì, certo. E la proietti nel placca. Segnale. Possiamo fare un insegno, una placca, qualcosa, certo. Hai capito, per Simone, possiamo fare un insegno. Cavolo, vieni, te abiti vicino a noi, vieni lì a CMC. Esatto, mi faccio fare una bella placca. Sì, esatto. Ne parliamo, dai. Ne discutiamo, però ricordiamo che questa placca c'ha un bel costo, vero Andrea? Sì, non è gratis. C'ha bisogno di finanziamenti, grandi finanziamenti, amici, attenzione. Vabbè, grazie Andrea. Grazie, alla prossima. Ciao. Buon proseguimento. Ciao a tutti. Ciao. Nel frattempo c'era Devin che diceva che cose qua, King Kong guadagna tipo 850 mila dollari al giorno, quindi beata lui. E poi c'era anche Jov, che ricordiamo Slotcast di Videogame, andatevelo a scaricare, non fate un gioco che si chiami Slot Race o Race Cars o cose del genere, perché se no Apple ve lo pubblica e poi vi fate i soldi, però sono soldi immorali, quindi no. E niente, andiamo agli extra credits, c'era qualcuno che voleva dire qualcosa? Simone? Sì, va bene, extra credits. Va bene, ma boh, 3, 2, 1... Bella pipì, 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 una bella pipì, una bella pipì, e adesso fa una bella pipì, una bella pipì, una bella pipì, 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 una bella pipì, 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 una bella pipì, 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 pipì. Cari amici, bentornati negli Extra Credits, la rubrica dove parliamo di giochi, film, telefilm, serie TV, serie radiofoniche, spettacoli di teatro, libri, fumetti, giornali, riviste, esse, documentari, popcorn, cibo, perché noi siamo anche dei foodie, quindi apprezziamo il cibo. Infatti tra un po' inizieremo la rubrica sugli snack. Oggi volevo parlarvi anche del cappuccino liofilizzato della Nestlé, che è molto, molto semplice da preparare, quindi fa schifo, però ve ne potete bere a litri. E niente, chi vuole iniziare? Vuoi iniziare tu, Simone? Va bene. Vai, distruggi. Allora, io non ho praticamente nulla di roba videoludica, proprio. Sì, in pratica non ho nulla di roba videoludica, anzi sì, una cosa ce l'ho, sto cercando di ricordare se c'è qualcos'altro di film, no, ho visto un benevolo Menghia, in pratica. Qualche bel canale di YouTube.
Sì, vediamo, guarda, do un'occhiata al volo. Mentre vi do un'occhiata, vi dico che passavo 4-4 dentro un GameStop e mi sono ripreso Mario Galaxy perché ce l'avevo su Wii, ma non, era dai torrenti, quindi non era proprio una meraviglia. E ho preso Mario Galaxy e ho ripreso il salvataggio che avevo io e dalla 90esima, 80esima stella in poi diventa tosto, per dire tosto, e quindi tosto diventa, esatto, parecchio. E il gioco guadagna non lo so quanti punti, non te lo posso dire, tra bellezza, tra era tanto non ci giocavo, quindi mi è presa proprio la magia, è arrivata, è tornata, e quindi mi ha preso fortissimamente. Che è successo? Vabbè. Mi ha preso fortissima, esatto, mi ha preso fortissimamente, ho ricominciato quello, a parte la roba poi diciamo di lavoro, e poi no, sto cercando, vabbè. Ma lo giocheresti su un tablet Super Mario Galaxy? No, assolutamente no. Neanche con un joypad? Ma forse, ma non lo so, sì, un joypad sì, ma non... Vi consiglio di canali, vi consiglio quello di Nicol Diz, si chiama, che fa quello che facevano i corti di Elio, ma lo fa come ma lo fa con i video, quindi tutti i poop detti anche, ecco, diciamo, si dice così. E Autobasic, che vabbè, però già abbiamo detto che è sempre buono. E adesso leggo un video che potrebbe essere in extra, che Andrea Di Pre dichiara guerra a capo bastone, e vedremo adesso questo video meraviglioso. E basta, ma veramente non, sì, non così. Questa settimana è andata un po' così, quindi direi che basta. Se mi viene in mente ve lo dirò, ma non credo proprio che ci sia qualcosa di più, quindi passo la palla a Mirko. Allora, io ragazzi, pure per me è settimana scarsissima, ho visto un unico film, sono riuscito a vedere, che è Seeking a Friend for the End of the World, che è un film con Steve Carell che racconta praticamente che la Terra verrà distrutta entro 3 settimane. Lui, Steve Carell, poraccio, è ormai rimasto in sta parte del quarantenne sfigato, senza amici, però una bravissima persona che non si spiega perché non riesce a chiavare, no? E quindi cerca un amico per la fine del mondo, dopo essere stato abbandonato da moglie. Un film piuttosto triste, tutto sommato. Diciamo che è il classico film da Sundance, quindi proprio drammatico, all'inizio un po' ricercato, una fotografia, piano piano diventa una commediola, ma caruccio, se avete un'ora e mezza, un'ora e quaranta, lo potete anche vedere, non è proprio una merda pazzesca, però non è nemmeno un capolavorissimo. E poi ho finito Dark Souls, che per l'ennesima finirò qui di chiudere, vi dico solo che l'ho finito e l'ho ricominciato subito dopo, per me è uno dei giochi proprio più belli degli ultimi tempi, grazie a Andmin che praticamente ha fatto da maestro di sostegno per buona parte del gioco, però lo consiglio veramente a tutti, e anzi vi chiedo se ci avete dei giochi, non dico simili, però dei giochi un pochino impegnativi su quel genere di avventura RPG, qualsiasi genere. Hai una PSP, Mirko? Sì, io la PSP ce l'ho, la 1. Ultimate Ghosts and Goblins, che è diverso. No, però... no, adesso vuole una roba un pochino più duratura, diciamo. Ma l'hai finito? No, ma ho finito il primo con tante di quelle bestemmie che però... No, un secondo, questo è un po' più accessibile del primo, quello per PSP. Ah, ok. Cioè, il fatto che resusciti... secondo me fa una roba spettacolare proprio nel flow del gioco, perché c'è questo fatto che resusciti finché c'hai vita, resusciti subito dove sei, un pochino più Metroidvania, ma poco io l'ho finito tipo 2-3 volte, a me è piaciuto un sacco. No, perché ero convinto che fosse proprio un pseudo remake. No, un gioco a sé. Lo consiglio forte perché probabilmente ci ho passato tipo ai tempi, tipo quando i primi anni della VSP, quando non c'era un cazzo, proprio non so quante volte l'ho finito quel gioco, che era l'unico motivo per cui si accendeva la VSP insieme a Lumines. Buono, comunque rinnovo l'invito a tutti, se avete giochi su un genere così, Mirko, fate sapere. Dimmi. C'era il dottor Manhattan che diceva che Tokyo Jungle è tipo Dark Souls.
Ce l'ho. No, non c'entra un cazzo. Ce l'ho. L'ho giocato tantissimo, anche quello è bello, però no, non c'entra un cazzo. La chat dicono Monster Hunter. Monster Hunter. C'ha qualche similitudine, che sono solo boss. Monster Hunter. Scusate, però PS3 o Xbox possibilmente. Io c'ho i miei altri due consigli richiederebbero una PS2, perché sono, non c'entrano molto con Dark Souls, ma sono difficili, impegnativi. No, ma io non è che, allora, aspetta, chiarisco. Non è che voglio il Dark Soul, cioè il sostituto di Dark Soul, però mi piace. Ultimamente penso che mi butterò su dei giochi un po' più lunghi, ma impegnativi, piuttosto che quei giochi brevi da 3, 4, 5 ore, eccetera. Allora, i miei tre consigli sono Ultimate Ghost and Goblins sul PSP, poi se riesce a recuperare una PS2, se riesce a emulare, che oramai non è difficile, God Hand e Onimusha 4, Dawn of Souls, una roba del genere. Onimusha 4, me lo ricordo per i tempi, è molto più action che Dark Souls, però in alcune cose è un po' un precursore. Oddio, in realtà Dark Souls poi si ispira a tutto ciò che era il panorama dei giochi action adventure per PlayStation 2, quindi non è tanto precursore, ma tanto Dark Souls si è ispirato a quella roba e poi l'ha trasformato in una roba un po' più complessa proprio dal punto di vista di come si interlacciano le meccaniche. Quello, e poi vabbè, God Hand non c'entra un cazzo, però è impegnativo ma giusto. Poi vabbè, se ti piacciono i giochi Platinum, God Hand lo dovresti adorare, perché è Clover Studios, che erano loro. Bene, segno tutto e vedo quello che recupero. A questo punto vado io, così. Sì, Onimusha come da? Perché il Musha 4, ma c'ha un nome. È Dawn of Souls, mi sembra. Dawn of Dreams, ok. Poi era quello che c'era il protagonista biondo, no? Esatto, quello che potevi scegliere più protagonisti. Sì, che c'era tipo il tizio grosso, di scarsi gli stereotipi dell'anime. Sai? Peccato il tizio che non l'hanno grosso più continuato. Ma guarda, vedendo come hanno continuato Devil May Cry con DMC, per fortuna, che non l'ho più continuato da Musha. Invece no, a me sarebbe piaciuto col samurai, con la francia. Esatto, bellissimo. Che poi era quello che era Dawn of Souls, quello che si chiama, però perché c'era tipo il protagonista che era un fighetto, biondo, eccetera, eccetera. Però visto che era fatto da gente che sapeva fare i giochi, era pure un bel gioco. Mirko De Benzo consiglia Kingdom of Amalur, che dice che è un ottimo RPG fantasy con combattimenti divertenti. No, quasi quasi lo provo. Comunque vado io. Vai. Allora, io non ho potuto, per la seconda settimana di seguito, non ho potuto vedere Wolf of Wall Street, perché come notate sto male. Ci volevo andare oggi, ma la salute non me l'ha permesso, perché sarei morto, sarei svenuto in sala. Però fortunatamente qualche giorno fa, giusto per avere qualcosa da giocare, ci siamo messi, visto che non mi ricordo chi l'ha portato nel laboratorio, nel ludo laboratorio che abbiamo, e ci siamo messi insieme a un paio di miei amici e ci siamo finiti Killzone Shadowfall, che è il nuovo Killzone per console next gen, per PlayStation 4. E vado veloce, perché sinceramente non c'è molto da dire. È un gioco brutto, praticamente brutto con due B, come direbbe Vincenzo Monti. È una merda, è una merda, è uguale a Uncharted 3. Ce la fai, dai. Secondo. Solo che si spara. Esatto, solo che si spara. No, però praticamente, come descriverlo? È un FPS, intanto qualcuno sta massacrando la tastiera a facciate, sta sbattendo la faccia sulla... È un FPS che cerca tanto, tanto, tanto di essere una roba alla Crysis 2, in cui puoi scegliere i percorsi, le cose. Il problema è che hanno cercato un'amalgama talmente totale dei vari approcci, nel senso che non ti guidano neanche tanto, non c'è che dici, questa via è evidentemente quella stealth, questa è evidentemente quella sparatutto, che in realtà funziona proprio a suo discapito come meccanica, perché diventa tutto un approccio manco mischiato. Alla fine l'approccio più solido rimane quello de sparare a qualsiasi cosa si muove. Ogni tanto ci sono sti elementi che ti sarebbero serviti se lo volevi fare stealth, che rompono solo il cazzo, tipo l'allarme. A un certo punto scatta l'allarme e te dici, ma io stavo andando a sparare gente, perché mi scatta sta allarme? Semplicemente non funziona, anche perché mentre dove
dove io veramente faccio il confronto con Crysis 2, perché è uno dei giochi secondo me meglio riusciti nel genere spara tutto tra virgolette cinematografico, il più riuscito probabilmente, dove in Crysis 2 davvero avevi la sensazione di essere questo super soldato che era il Predator praticamente, sgozzava la gente, sparava alla gente, straccava le torrette da terra, morivi praticamente solo quando si abbassava al minimo la barra della God Mode. In questo praticamente è un gioco in cui il ritmo è dato dal fatto che te continui a morire ma continui a trovare robe, che c'è il robottino che ti resuscita, quindi è proprio, lascia un secondo basilio questo fatto che non è facile, nel senso che si muore nel gioco, ma trovi continuamente robe che ti resuscitano, e quindi si viene a formare questo ritmo strano in cui a volte te preferisci buttarti, morire e venire resuscitato per poi sparare a quelli rimasti, che avere un approccio più ragionato alla sparatoria. Le sparatorie, naturalmente, dato che vogliono mischiare stealth, sparatoria, vogliono darti vari approcci e lo fanno male comunque, non sono frenetiche come quelle di uno sparatutto più focalizzato. C'è un assurdo, vogliono fare un gioco basato sulla storia praticamente, perché c'è molto 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 che loro cercano di farti vedere questo mondo, farti vedere questa storia, e questo di nuovo gioca a loro discapito, perché sono quelli che hanno fatto Killzone, non la sanno fare la storia, è totalmente ridicola. Ci provano a dargli un twist un po' più, quelli sono i buoni, però vedi che magari i buoni non sono così buoni, però è tutto molto cliché. Ci sono momenti che davvero a un certo punto si rideva, perché c'è una parte in cui te vai in incognito, che praticamente ti catturano, ti catturano e te ti devi infiltrare facendoti catturare, e appena ti liberano si vede che tu hai contrabbandato 30.000 armi, il robottino e tutto quanto all'interno di questo complesso di massima sicurezza, che sono robe che un po' la sospensione della incredulità te la danneggiano. Poi di nuovo i dialoghi so quello che so, e non lo dico perché se fosse stato un gioco, perché lo dico perché quello che non lo dico perché se fosse tipo Serious Sam, sti cazzi che la trama sti cazzi, ecco. Però è un gioco che evidentemente, dato che interrompe il gioco continuamente per, non sai, farti vedere la sezione in cui sei sul treno, ti catturano, poi guarda là, vai dal personaggio, vai dal personaggio. È evidentemente un gioco che ci punta sul creare una narrazione quantomeno centrale all'esperienza, e di nuovo fallisce proprio perché non è ben scritto, non è un mondo coerente a se stesso. Anche l'intelligenza artificiale dei nemici lascia abbastanza a desiderare, però vabbè, quello conta relativamente se il resto del gioco fosse stato almeno di intrattenimento. È semplicemente noioso, perché l'azione, il gioco in sé dovrebbe essere veloce, figo, divertente, no, al contrario è lento, c'è questo strano ritmo basato sul fatto che te spesso vorrai morire piuttosto che trovare un approccio intelligenza al combattimento. Poi quello che interessa a tutti, la grafica, anche lì non è brutto, però sembra un gioco bello della PlayStation 3, non ha l'effetto next gen, non ha l'effetto, non volevo neanche l'effetto wow, volevo almeno l'effetto che quello che sembra fare, ho visto qualche trailer del nuovo Infamous e quello sembra davvero comunque qualcosa che dici sì, è un PC high end, magari avrebbe potuto fare una grafica del genere, ma di sicuro non la PlayStation 3. E questo effetto non ce l'ha, perché semplicemente sembra un Uncharted, sembra un gioco un Uncharted 3, no, non il primo naturalmente, ma sembra un gioco visivamente bello della PlayStation 3. Ciò che si salva è un po' il design grafico, che è molto 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 migliorato rispetto ai primi tre Killzone. Ci hanno messo 4 capitoli per introdurre i colori, ma finalmente ce l'hanno fatta. L'unica cosa che salva, perché alla fine è gradevole poi essere mostrati questo paese distopico, eccetera eccetera. Il finale non so ancora che opinione ho sul finale, nel senso che è strano, cioè nel senso vabbè, c'è un colpo di scena finale totalmente cliché, quello che vuoi tu, che funziona poi in parte,
Poi c'è questa sequenza finale che non è contestualizzata, è messa lì giusto perché era perché volevano che il gioco finisse con un finale tra virgolette buono, quindi è molto fuori luogo, c'è un po' una scena a metà dei crediti che proprio è interessante per come è realizzata, perché c'è un cambio proprio di prospettiva, eccetera, eccetera, però non mi è sembrato che fosse molto appropriata poi perché il finale, forse il finale prima dei crediti, è forse l'unica cosa che davvero mi ha fatto pensare: dai, questi, il gioco non sarà un granché, ma almeno ci avevano avuto le palle di fare una roba non necessariamente diversa, ma comunque neanche tosta, ma comunque una roba che non ci si sarebbe aspettati da un gioco blockbuster come Killzone, come la killer application della nuova console sarebbe dovuto essere. Poi ci aggiungono proprio con lo scotch questa mini sequenza finale che è proprio per i bimbi, che gli dici no, non preoccuparti, tutto, va tutto bene, e non lo so, il gioco comunque non lo consiglio, ma proprio no, è semplicemente un brutto gioco e purtroppo non so i dati di vendita, ma venderà un casino perché proprio c'è la gente che non ha nient'altro da giocare su PlayStation 4 al momento. Non hai provato Resogun? No, non ce l'abbiamo ancora, o faremo una colletta per provarlo, oppure speriamo che i fondi dell'università ce lo forniscano. Non so se ho altro di... Ah sì, ho anche veloce un disco, secondo che abbiamo avuto ce l'ha. Intanto in chat si stanno commuovendo per Davide che sta resistendo al malato. Tutto per Flipplay. Allora, il disco di cui vi parlo è Migrant dei The Deer Hunter, gruppo di cui ho parlato in precedenza su questi stessi lidi, gruppo che più l'ascolto, escludendo Migrant, che ora ne parliamo, più l'ascolto, più lo apprezzo. Hanno questo approccio che mischia un po' il pop rock alternativo indie fighetto de sto cazzo che va tanto ora nelle classifiche tipo fan e questa roba qui, ma lo mischiano con un casino di influenze, soprattutto progressive. Poi fanno questi dischi, questi concept album, che in realtà sono i primi tre dischi, sono tutto un album intero teoricamente, e quindi provano a raccontare queste storie che magari non funziona benissimo, ma lo fanno con tale genuinità, tale anche energia, proprio nel un bellissimo sound c'hanno, che davvero secondo me è impossibile non amarli. È lo stesso motivo per cui amo magari i dischi di Lucassen, che magari è tutti i progetti, le storie che racconta, queste robe fantascientifiche che fa con gli Iron, magari non sono scritte benissimo, poi non hanno neanche tanto senso, ma lo fa con una tale genuinità che non si può non amarlo, soprattutto perché poi anche lì Lucassen, che fa Iron, altre robe, c'ha una cultura musicale gigante. I Deer Hunter al contrario, però rispetto a Lucassen magari c'hanno meno proprio padroneggiamento del medium, patroneccio medium. Esatto. Nonostante possano essere accumulati per molte cose ai progetti di Lucassen, non hanno la stessa varietà di influenze, la stessa, però sono comunque parecchio gradevoli, anche perché i loro pezzi spesso sono belli orecchiabili, belli coincisi soprattutto. Ed è una cosa molto importante, perché quando fai questi super progetti con super effetti, produzioni, l'orchestra, le robe, è facile andare oltre, andare a fare tipo le suite del cazzo dei 10 minuti, che mi spiace, ma che non mi ricordo, mi sembra tipo i Muse provarono a farla in uno degli ultimi dischi, e no, i Muse non siete King Crimson, non potete fare la suite di 10 minuti. Loro invece sono coincisi, forma della canzone non sempre banale, ma mai che se ne va troppo oltre, sempre orecchiabile, potente. E questi sono i primi loro dischi, cioè fino al penultimo. Arriva Migrant, che è 2013, è l'ultimo. Avevo rimandato un po' ad ascoltarlo perché proprio non ne valeva la pena. No, perché già avevo sentito che era un album che si distaccava dalle loro suite, dalle loro cose, dalle loro progetti, come si dice, progetti concept, eccetera. È un album normalissimo, fatto di canzoni staccate come tematiche fra di loro, più una raccolta di canzoni, ecco, che un progetto a tutto tondo. L'ho ascoltato, e
non è brutto di per sé, è molto più pop, si danno molto alla loro natura indie rock resto cazzo, è molto più dimenticabile, perché per l'appunto nel momento in cui lasciano un po' quel loro essere sopra le righe, quel loro essere da un certo punto di vista ambiziosi come progetto in sé, tutto diventa un po' più blando, soprattutto molte canzoni dopo che le ascoltate me le sono completamente dimenticate, ed è un disco che volevo disperatamente che mi piacesse, perché ci sono alcune delle prime canzoni bellissime, davvero bellissime, proprio nel senso che ricordano le loro prime canzoni, magari un po' più pop, però le ho ascoltate a ripetizione per precisazione, il singolo Whisper e anche Girl e The Kiss of Life sono proprio pezzi che se li mettevi magari negli album precedenti non si sentiva la differenza particolarmente. Il problema è che tutte queste canzoni che funzionano bene 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 nel loro essere più pop, però comunque essere energetiche, avere il loro stile caratteristico, giocare molto sulla forza del cantante che non ha una grandissima voce, ma è difficile spiegare, ha una voce comunque carismatica, nonostante non sia... Ci bisogna farci un po' l'abitudine, perché può essere un po' disturbante all'inizio, perché è la classica voce da, sai, quei gruppi fighetti degli anni 90, i gruppi punk, tipo come si chiamavano, i Simple Plan, queste cagate del genere, però la usa in modo... ha un certo carisma anche come composizione, perché poi se ascolti, è difficile spiegare, ma se ascolti un pezzo con Girls capisci come riescono a comporre pezzi che gli americani chiamerebbero cool, che hanno quella roba in più, quel sound particolare che li rende gradevoli, anche se magari non sono proprio il pinnacolo del songwriting, il pinnacolo della composizione, però hanno un charm particolare, e questo purtroppo riescono a centrare l'obiettivo solo in un paio di pezzi, e dove magari questo succedeva pure coi primi album, che c'era qualche pezzo un po' più loffio, essendo tutto un progetto ad ampio respiro, magari scorrevano di più i pezzi loffi. Qui davvero, dopo che l'hai ascoltato la prima volta, viene proprio ad andare di skip nelle canzoni un po' più che funzionano di più. Relativamente lo consiglio i loro primi tre dischi, che sono Act 1, Act 2, Act 3, c'hanno i sottotitoli ma non me li ricordo, quelli li consiglio assolutamente. Quest'ultimo dategli un'occhiata solo se vi è piaciuto il loro lavoro precedente, non lo consiglio per iniziare ad ascoltarli, anche perché non è completamente rappresentativo della loro musica. Detto questo, detto le mie dopo questi balbettamenti senza senso, passo la parola. Chi è rimasto? Sono rimasto io, però Davide, ci chiedono dalla chat che se puoi ripetere il nome del disco. L'ho scritto, bro. Migrant di The Deer Hunter. Ok, no, perché magari chi lo sente inizia a sentire troppo dall'inizio, quindi cari amici, Free Playing per i suoi ascoltatori, però cari ascoltatori, vedete Davide che sta lottando contro i virus, i germi e tutto quanto, perché adesso si sta bevendo l'acqua del Tamigi per risparmiare, quindi sì. Vedete voi cosa dovete fare, insomma. E allora, io volevo parlarvi, mi sono visto il grande match Rocky Balboa contro Jack LaMotta, Sylvester Stallone 67 anni mi pare contro Robert De Niro 70 anni, e sto film inizia che c'ha lo stesso inizio di Rocky Balboa, di Rocky 6, quello che è, che insomma si incontrano Stallone e De Niro perché devono registrare, fare i motion capture di un videogioco. Io là ho detto, ma come cazzo è che ci hanno messo la stessa così identica? La cosa si è spiegata nella scena dopo, che c'era uno che si leggeva una rivista con una scritta Xbox enorme, allora ho detto quello si spiega tutto, e niente, dopodiché inizia che fanno un po' di tira e molla, perché Stallone giustamente fa la parte di quello che si è ritirato, è andato a fare l'operaio, grande, lui proprio il cuore sempre fa sta parte, grande Stallone, invece De Niro fa la parte di quello che c'ha la bocca che non sta mai zitto, che flirta con le ventenni e tutto quanto, e poi si scopre che De Niro c'ha un figlio che è lo Shane di The Walking Dead, però coi capelli, e c'ha pure un nipote, insomma De Niro riscopre il rapporto col nipote, col figlio, Stallone invece si riavvicina all'ex fidanzata che è Kim Basinger, che pare pure lei che ha 30 anni di meno,
tante belle cose, un bel film proprio di buoni sentimenti che riesce a toccare tutte le corde giuste della nostalgia. Anche tipo, per esempio, c'è una scena dove stanno tutte e due, Stallone e De Niro, che vanno a fare tipo una marchetta all'UFC, alle arti marziali miste, e arriva sto tizio che fa: ma voi non siete un cazzo? E fa Stallone: oh sì, gli dirò un pugno, questo se ne va a terra. Allora là, no, tu sei tutto casato, perché vedi Stallone che ha 80 anni ancora ce la fa. E quindi riesce a toccare tutte le corde giuste. Poi però, quando arriva al finale, giustamente uno vede il finale di un film e là ti devi confrontare con Rocky 4, e purtroppo lì qualsiasi altro finale di film di box scompare a confronto, e quindi giustamente vedi sti due che non ce la fanno tanto, però alla fine se la gioca bene pure là, perché comunque se le danno. Poi succede una cosa a metà incontro, diciamo un bel film, proprio è una favoletta, mi è piaciuto. Io comunque ne avevo sentito parlare abbastanza male ad altre fonti. Ma guarda Davide, secondo me se ti piace, cioè se sei affezionato a quel tipo di... Ma io ne ho sentito parlare proprio male da gente comunque affezionata, amante dei Rocky. Su Internet Movie Database c'è 6.7. Vabbè, però... Ne ho sentito parlare male proprio da gente che comunque ama i film di Rocky, ama i film di Stallone, di eccetera eccetera, e ne ha parlato comunque come una commedia piuttosto debole, soprattutto quando cerca di far ridere. A me mi ha fatto ridere pure assai, ma ti ripeto, nel mio caso cioè, poi per esempio c'è pure l'allenatore di Rocky, che è proprio fatto uguale al Mickey di Rocky Balboa, cioè è proprio un omaggio, una cosa fatta facile per strizzare l'occhio agli appassionati, ai fan, ai vecchi fan. Poi De Niro pure, che sta in forma, perché l'avevo visto ultimamente, pesava 150 kg, invece è rimesso in forma alla grande. E no, ripeto, è proprio una favoletta tipo film del lunedì sera su Rai U, ma neanche del lunedì sera, più della domenica pomeriggio su Canale 5, su Italia 1. Buoni sentimenti, tutto a posto, tutto che si aggiusta, tutto che va al punto giù. Una favoletta, e dipende, se uno sta con l'umore di vedersi a favore. È come quei film che tipo c'è il ragazzo che da giovane era campione di baseball, poi si è ritirato perché, che ne so, doveva andare a curare la mamma, e poi si rimette in gioco a 50 anni, che vede che è ancora forte, è giovane. Può essere pure che dipende da me, che magari mi sento pure io un po' che sto in quell'età che ti metti un po' a confronto con chi è più giovane di te, con chi è più grande di te, eccetera eccetera, e quindi un po' mi metto pure un po' più nei panni, no, del settantenne piuttosto che del ventenne. Poi, oddio, chi sarà fan di Stallone, cioè ci avrà pure, lui non è che ci avrà 20 anni, però a me onestamente è piaciuto, e se siete fan direi di dargli una chance, ma più che altro se siete fan del... A me Stallone piace perché comunque è uno che ci mette sempre il cuore quando fa una cosa... Cioè, non è come Schwarzenegger, proprio adesso che è invecchiato, proprio è diventata una cosa che non si regge, perché comunque no, era sempre stato un calcolatore nei suoi film, faceva le sue pose, faceva le sue cose, e una volta che aveva fatto il lavoretto, per lui stava a po'. Invece Stallone è sempre stato uno che bene o male ci ha sempre creduto, ci ha sempre messo il cuore, poi magari dove non ci arriva con l'abilità, ci è sempre arrivato col cuore, e quindi continua ad avercelo sto gran cuore, buoni sentimenti. Ma già che lo vedi che c'è la classica cosa del film che lui all'inizio dice: no, io non posso combattere, poi se ne arrivano, che va al lavoro, arriva l'amico suo nero naturalmente, e dice: guarda, qua stanno licenziando tutti quanti, e lui dice: allora devo vincere l'incontro. Cioè, non lo dice, però lo fa capire che deve vincere l'incontro per salvare tutti gli amici suoi che hanno scommesso su di lui. Dai, sono proprio le cose dei buoni sentimenti, bello, ti fa sentire più buono, e quindi lo consiglio, e quindi niente. Se invece siete quelli che andate a vedere, che ne so,
le cose impegnate, divertitevi così, se invece volete i buoni sentimenti, i buoni sentimenti. E niente, poi vabbè, altri giochi, ma non ne parlo che è già tardi, quindi salutiamo tutti quanti, vi ricordo freeplaying.it, podradio.it, che non ci andate mai, però andateci, cliccateci e sentitela, Facebook, Twitter, iTunes, tutto quanto. Io sono stato Bruno Barbera, trovate anche su recensori.it e indievolt.it. Con me sono stati Simone Cognome. Dove troviamo Simone? Il chiocciola Ben Malossene, Twitter, Dietologia Videoludica, Shelter, voglio diventare punto grande, punto tumblr.com. Tra l'altro Dietologia Videoludica, dove potete vedere Simone proprio dal vivo. Bello. Che sì, se pagate abbastanza potete vederlo anche nudo. Infatti. Solo per quelli che pagano le donazioni di Free Playing. Per le prime 50. E Davide, dove troviamo Davide? All'ospedale. Addirittura. Quindi, cari amici, ricordate, le medicine costano. E Mirko Pier Federici, grande fumettista. Mi trovate su mircopierfederici.tumblr.com e chiocciola mirco-pierfe su Twitter. Grande Mirko. E niente, cari amici, anche sta puntata è andata via. Puntata numero 76. 76, ricordiamo, nella smorfia, sono le gambe della Yolanda. Giusto, Davide? Non lo so. Sì, sì, anche la smorfia per la smorfia di Erson sono il basilingo calcamastro, mi sembra. Basilingo. Esatto. Ci vediamo. Pensa a fare il tutorial di Erston, infatti, se avete bisogno di consigli su Erston, scrivete a Davide, che lui è il maestro di Erston, e quindi vi farà prima un culo così e poi voi direte come faccio a diventare forte come te, e lui vi darà dei preziosi, severi ma utili consigli. Con la tosse, però sono consigli con la tosse, quei consigli che vengono proprio dai polmoni. Ciao a tutti, ci vediamo domenica, martedì prossimo, domenica sera alle 21:30. Sempre alle 22:30. Sul capezzale di Davide, che sta facendo di proprio il Lowell di come è? Okay. Il Lowell di Play. No, di come si chiama? Giorgi, caro, che Giorgi aveva il fidanzato che si chiamava Lowell, che stava sempre a tossire. Ma Giorgi scopava, però mi ricordo. Sì, con i fratelli, però c'era pure il fidanzato che si chiamava Lowell, che stava sempre a tossire. Allora lei giustamente se n'è andata dal fratello, perché lei era adottata, quindi era solerrata. Il che apre una molteplice possibilità di scenari. Cui non parliamo, perché sennò dicono che molestiamo e non serve. Esatto. Ciao amici, ciao, ci vediamo alla prossima, salutate, ciao, ciao amici, ciao belli, ciao, ciao, ciao.